Bene, allora entro in argomento. Io sono stato un docente di una disciplina molto particolare, anche molto strana, che si chiamava Fenomenologia degli stili, che ho insegnato dal 1980 al 2010, anno in cui sono andato in pensione, al famoso, lo posso dire perché era così, corso DAMS dell'Università di Bologna. Questo acrostico a cui davano le più varie interpretazioni vuol dire, perché esiste ancora, vuol dire discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo, DAMS, ecco, questo voleva dire. Ma io avevo cominciato a insegnare là, storia dell'arte contemporanea nel 72, poi ancora prima avevo insegnato estetica, quindi ho un lungo itinerario di docente universitario, ma alla fine sono passato su questa disciplina che mi piaceva moltissimo, corrispondeva proprio alla mia mentalità. Inoltre potevo andare in giro per il mondo a dire: guardate che io sono degno del Guinness dei primati, perché forse sono l'unico nel mondo che insegno questa disciplina. E fino a un certo punto era così, perché il DAMS era unico in Italia. Poi c'è stata una riforma per cui al giorno d'oggi quasi tutte le università hanno un corso analogo, che magari per rispettare il nostro copyright chiamano in modo diverso, qualcuno toglie la D e chiama AMS, qualche altro lo chiama STARS, eccetera, eccetera. Ma comunque ormai si è capito che accanto a lettere ci deve essere l'attenzione per i cosiddetti linguaggi non verbali, e questa è stata proprio la ragione per far nascere questo corso, perché il suo fondatore, che curiosamente era un grecista, diceva: ma insomma basta, ma perché in Italia si deve parlare di lettere, lettere, lettere? Ma la gloria dell'Italia non è nelle lettere. Cioè, noi abbiamo avuto una grande partenza, Dante, Petrarca, Boccaccio e poi magari ancora Ariosto, Tasso, ma poi siamo andati declinando nelle lettere, non è questa la nostra specialità. Invece quanto siamo stati grandi in pittura, scultura, architettura, musica, cinema al giorno d'oggi, l'immagine dell'Italia è raccomandata soprattutto dal cinema a livello internazionale, o anche dall'architettura, i nostri Renzo Piano, eccetera, i nostri magnifici architetti, e quindi è il non letterario la nostra forza. Bene, quindi io mi vanto di essere stato docente di questa materia, che adesso esiste quasi dappertutto, ma per parecchio tempo ero, come detto, degno di un primato nel Guinness, però non mi hanno iscritto a quanto pare, e quindi ho mancato questo scopo. Disciplina, fenomenologia degli stili, che ho sempre fatto nel quadro di un'attenzione alla scienza della cultura, che io concepisco in senso di cultura storico-materiale, ovvero tecnologica. Io, e ve ne darò prova, ho sempre avuto la massima fiducia nella tecnologia, che è il punto essenziale della nostra condizione umana. Io ho sempre predicato contro i falsi intellettuali che insegnano a disprezzare la tecnologia. Invece noi esseri umani siamo tali e ci distinguiamo dagli animali perché abbiamo questo dono della tecnologia, che altro non è che la capacità di prolungare gli organi ricevuti da madre natura con delle assunzioni esterne, strumentali, gli oggetti, gli utensili, eccetera, cioè l'extraorganico. Noi non siamo forti nell'organico, perché qui gli animali ci fregano, i cani hanno più fiuto di noi, meglio non fare una gara con uno di loro che ti insegue, o con un leone, eccetera. Quindi in tanti aspetti fisici, organici, noi siamo inferiori agli animali, ma li freghiamo perché abbiamo questa capacità che loro hanno solo in modo molto limitato di assumere le protesi, gli strumenti, gli utensili, i media, per dire la parola chiave del giorno d'oggi, e quindi noi siamo forti per la tecnologia. Quindi gli stili variano nel tempo e non in modo indipendente, ma sempre in connessione con le variazioni della tecnologia del momento. Io dicevo ai miei studenti: ditemi
in quale epoca tecnologica vivete e vi dirò chi siete, perché la tecnologia ci plasma, noi siamo quello che la tecnologia assunta ci permette di essere. D'altra parte non dimentichiamo che il concetto di tecnologia è plurale, non esiste là, esistono le tecnologie che cambiano continuamente, e quante sono cambiate nella storia dell'umanità, dall'età della pietra antica, l'età del paleolitico, poi il neolitico, eccetera, su, fino al 68, ecco, entriamo adesso in cronaca diretta, se no perdo troppo tempo. Purtroppo quando insegnavo mi autodefinivo da me il dottor Divago, perché io divago, insomma, ed era la nota quando gli studenti erano, voi sapete che adesso noi siamo sempre sotto inchiesta, durante le lezioni, già ai miei tempi, arrivavano dei giovanotti o giovanotte che distribuivano dei fogli agli studenti per darci il voto, cioè eravamo sottoposti al voto degli studenti, dovevamo dire com'è quel tale docente, si spiega bene, è assiduo, eccetera, eccetera. Poi note caratteristiche, e per me regolarmente dicevano divaga, tant'è vero che ho detto sì, è vero, e sono, infatti mi considero il dottor Divago, e vedrete che anche qui divagherò, a cominciare proprio dal 68, da cui parte questo mio discorso. No, ancora prima voglio fare un'osservazione di carattere generale per darvi un po' il senso di che cos'è questa fenomenologia degli stili, perché appunto gli stili variano come variano le tecnologie. Noi siamo nella storia, noi siamo in quella corrente, come diceva Eraclito, dove le acque scorrono continuamente e non ritornano due volte, oppure sì, ci sono le anse per cui ci sono delle rassomiglianze, eccetera. Comunque, per far fronte a questo mutamento incessante degli stili è opportuno dotarsi di qualche strumento. Allora io per esempio ne ho trovato della storia della filosofia, della storia della critica d'arte, eccetera, e per esempio mi sono servito molto dell'apporto di uno studioso di nascita svizzera, ma comunque di lingua tedesca, il Wölfflin, che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento ha presentato ben 5 coppie di questa alternanza, cosa che a me è sempre piaciuta e di cui ho fatto uso e abuso. Cioè lui dice che gli stili oscillano come il pendolo, sempre da un estremo all'altro, e queste oscillazioni avvengono tra 5 coppie di estremi. La più nota di tutte è chiuso-aperto, cioè ci sono degli stili che si chiudono, cioè rigore, linearismo, forma, eccetera. Poi invece quando questo è eccessivo c'è una sbandata, un'oscillazione verso l'aperto, l'indefinito, l'informale, di cui appunto l'informale storico è stato uno degli aspetti dominanti. Poi ci sono altre coppie dello stesso tipo, per esempio il chiaro. Gli artisti del 400 erano chiari, lunari, poi sono arrivati quelli prima del 500, ma soprattutto del 600, ma con Leonardo, che ha scoperto che noi siamo immersi nell'atmosfera. Pensate che fino a Leonardo, cioè fine del 400, non ci si era accorti di essere immersi nell'atmosfera. È stato Leonardo che ha fatto una grande innovazione tecnologica, ha detto: ma signori, noi siamo dentro l'atmosfera che leviga i corpi, per cui c'è lo sfumato. E quindi Wölfflin ne ha tenuto conto. Siamo passati da un chiarore lunare degli artisti del 400 invece all'oscuro, pensate a Caravaggio, tanto per fare un esempio sotto gli occhi di tutti. Poi c'è anche il paratattico e ipotattico, si possono mettere le belle figurine una a fianco all'altra o invece metterle in profondità, e infatti un'altra coppia è subito superficiale e profondo, le belle figurine. Ma pensate alla primavera del Botticelli, che sembra proprio una sfilata di moda, quelle belle, diciamo, mannequin che se ne stanno lì tutte imparate, perché fino a Leonardo c'era la paura della profondità,
Cioè le persone, gli artisti non si azzardavano a mettere le loro figure in lontananza, avevano paura dei lontani, e questo esisteva anche a livello di navigazione. Infatti io integro questa mia fenomenologia degli stili nel quadro di un materialismo storico, culturale, ovvero tecnologico, con la ricerca delle omologie, cioè si può notare che dentro un certo contesto culturale gli operatori culturali, a me piace questa brutta espressione operatore culturale, si pensa all'operator, al famigerato operator, se quando andate nel mondo inglese c'è l'operator che poi non è altro che il centralinista, il call center, no? A cui vi rivolgete se avete qualche grana nella stanza, ma a me piace questo termine così brutto, generico, di operatore, per superare la divisione tra le varie arti e scienze, perché io credo che nel quadro di una certa cultura ognuno di noi fa la sua parte, quale che sia il proprio settore. Bene, allora se volete un esempio di omologia straordinaria su cui non si è riflettuto abbastanza, è quella che esiste tra Leonardo e Cristoforo Colombo. Tenete conto che questa operazione omologia va fatta però con gente coetanea, perché se no si sballa tutto, si fa violenza alla storia. Cioè devono essere operatori che agiscono nello stesso momento storico-culturale. Se no, se io vado a cercare un'omologia, non so, tra Leonardo e, che so io, Prassitele, o non so chi, o Giotto, il quadro salta completamente. Invece esiste una straordinaria omologia su cui non si è riflettuto abbastanza, proprio tra Leonardo e Cristoforo Colombo, che nascono, sono coetanei, perché Leonardo è del 1452, Cristoforo Colombo è anno prima, anno dopo, ma insomma è di quell'ondata lì, e fanno tutti e due la stessa cosa. Perché qual è il grande merito di Leonardo, subito dai suoi primi dipinti, pensate all'Annunciazione, che si può ammirare ancora agli Uffizi, so, per il suo biglietto da visita, lui finalmente ha osato affrontare il lontano. Infatti c'è una prospettiva infinita, non, lui supera la paura della lontananza, che è quello che ha fatto Cristoforo Colombo. Qual è il grande merito di Cristoforo Colombo? Non in sé la scoperta dell'America, che come sapete è stata casuale, perché lui poi credeva di essere arrivato nelle Indie, per fortuna sua, che di mezzo c'era l'America, di cui non aveva conoscenza, se no le sue tre caravelle si sarebbero perse per sempre, sarebbero affondate, ma per sua fortuna di mezzo stava il continente americano, di cui lui solo a fatica ha avuto sentore. Lui credeva di essere arrivato nelle Indie, cioè di aver già fatto tutto il giro del pianeta. Ma il grande coraggio di Leonardo, un gesto di estrema audacia e di coraggio intellettuale, è stato quello di rivolgere le sue tre caravelle verso l'alto mare. Fino a quel momento si bordeggiava. I capitani, anche più coraggiosi, andavano lungo la costa, non si azzardavano ad affrontare, a superare le colonne d'Ercole, ad affrontare il mare aperto, si veleggiava lungo la costa, poi a sera si buttava l'ancora e si scendeva a terra, e i marinai erano ben lieti perché andavano a ubriacarsi nelle taverne oppure frequentavano i bordelli, eccetera. Invece Cristoforo Colombo obbliga la sua ciurma a stare in acqua e a puntare in avanti, e rischia, come sapete, la sollevazione, l'ammutinamento, perché è stata un'impresa folle, no? Ben più di quella degli astronauti che sono andati verso la Luna, con tutti, ammesso che ci siano arrivati veramente, che ci sono andati con tutti i conforti. Invece Cristoforo Colombo andava con poca acqua, con poco cibo, eccetera. Quindi, però il gesto era paritetico a quello di Leonardo, che allontana la visione. Però, per carità, non sono qui per farvi la storia dell'arte, dovrei star qui per giorni, no? Partiamo dal 68, siamo autorizzati perché, come sapete, è cos'è il cinquantenario, il mezzo secolo, ed è giusto, perché il 68 è stato un momento rivoluzionario. Ma quale rivoluzione? Non politica. Ci fu allora un politologo francese, di cui volevo ricordarmi il nome ma mi è sfuggito,
che scrisse un pamphlet dicendo la rivoluzione è introvabile, perché chi nel 68 cercava una rivoluzione di carattere politico non la trovava. A questo livello sì, c'è stato l'estremismo, anche nocivo, perché temo che da lì ci siano state le premesse poi per il fenomeno delle Brigate Rosse, questo estremismo che purtroppo è una specie di malattia costante, insomma, come certe malattie infettive, che è sempre lì pronta a rispuntare. Anche l'altro giorno i Black Bloc hanno messo a ferro e fuoco Parigi, no? Sono proprio queste. Ma in realtà a livello politico sapete bene che la Democrazia Cristiana ha continuato a governare per almeno un ventennio, no? E quindi non è cambiato, e il PC è rimasto all'opposizione, quindi a livello politico non è successo niente. A livello tecnologico invece è l'anno in cui l'elettromagnetismo, in particolare l'elettronica, si è impadronita delle leve del potere, della tecnologia. Io infatti mi rifaccio sempre a uno studioso canadese che era di moda un tempo, poi è stato dimenticato, poi magari adesso c'è qualche tentativo di rilanciarlo, il canadese Marshall McLuhan, che aveva anticipato tutto questo, è il grande profeta del 68 attraverso due suoi saggi fondamentali che dovete leggere, tradotti tutti e due in italiano. Prima, nel 62, scrive The Gutenberg Galaxy e nel 63 o 64 Understanding Media. È quello che propone il villaggio globale. Lui capisce che ormai siamo avviati nell'età elettronica a internet. Quando lui scrive, internet non c'era ancora, era ancora precoce, diciamo, come sviluppo tecnologico, però lui capisce bene che siamo tutti interconnessi, siamo in rete. E lui lancia la nozione del villaggio globale, siamo tutti collegati, non ci sono più recinti, perché siamo tutti nel campo elettromagnetico che congiunge, per cui la sintesi viene prima dell'analisi. Infatti lui capovolge, perché fino a quel momento si ragionava per sommatoria, prima c'è un atomo di sensazione, poi se ne aggiunge un altro, poi un altro ancora. Pensate alla geometria euclidea, che infatti è stata cancellata dall'arrivo dell'elettromagnetismo, dell'elettronica. La geometria euclidea non ha più ragione d'essere, quella che ragiona con punto, poi un altro punto, eccetera, tanti punti fanno la linea, tante linee fanno il piano. No, tutto questo è sbagliato, perché prima di tutto c'è il campo elettromagnetico che ci abbraccia tutti, tanto è vero che se vogliamo isolare qualche elemento, dobbiamo proprio ricondurre al nastro isolante, perché prima c'è il tutto e poi ci sono le parti, eccetera. Lui ha lanciato anche il famoso slogan "il medium è il messaggio", che è fondamentale, è di grande profondità. Io ho ragionato molto su questo. Lui in fondo riprende la grande lezione di Kant, perché infatti se volete trovare l'apripista di questo universo contemporaneo, io uso molto le etichette del manuale, per cui il moderno arriva fino alla fine del Settecento, dopodiché comincia l'età del contemporaneo. E questo è vero perché alla fine del Settecento ci sono degli scienziati molto illuminati che capiscono che sta arrivando questo fluido eccezionale che è l'elettromagnetismo, che poi si precisa in elettronica. E sono due italiani. Noi italiani abbiamo un notevole passato anche a livello scientifico, non solo nelle arti. Uno è un mio collega, Luigi Galvani, docente proprio all'Università di Bologna, che scopre che le rane sono portatrici di elettricità, con quel famoso esperimento rane morte che a contatto con una ringhiera metallica si mettono ad agitarsi, seppure morte, perché si crea un piccolo circuito elettrico. Ancora meglio, Alessandro Volta nell'anno tondo 1800 presenta a Napoleone la sua pila, che è proprio una pila come quella. Ne parlerò di un artista
che espone qui normalmente, ci arriveremo sul finale, una pila di strati, di tessuti imbevuti in qualche acido e di metalli, ed è il primo generatore di corrente elettrica della storia dell'umanità. Quindi è in quel momento che entriamo nell'età elettromagnetica, però in quel momento è debole, incerta. Infatti io parlo di un'alba del contemporaneo in quel periodo, che poi è immatura, tant'è vero che l'Ottocento per due terzi sarà la grande epoca delle macchine. Quindi, perché attenzione, per capire fino in fondo questi fenomeni, le tecnologie non è che si succedono meccanicamente, non è che oggi muore una tecnologia e il giorno dopo ne subentra un'altra, ci sono lunghe fasi intermedie. Per esempio, oggi le macchine, cioè le figlie proprio dell'industrialismo moderno, nato nell'Ottocento, sono ancora con noi, però sono anche ibride, perché sappiamo che non vanno solo con i combustibili, con i fossili, con il petrolio per esempio, ma vanno sempre più anche con l'elettricità, e quindi c'è proprio la coesistenza di due grandi famiglie tecnologiche. Va bene, ma tornando al 68, cos'è il 68? Nel 68 gli artisti occidentali, qui da noi in Europa e in Italia e negli Stati Uniti, capiscono la lezione di McLuhan e quindi dicono che è finita l'era moderna della rappresentazione, cioè i moderni ragionavano con un dualismo di fondo, per cui là c'è la realtà, qui ci siamo noi soggetti con i nostri apparati, e allora il nostro compito è quello di rispecchiare, proprio come l'idea dello specchio, lo specchio che riecheggia quello che c'è di là, da cui tutta la pittura occidentale, che già nel periodo greco-romano e poi nel periodo cosiddetto rinascimentale, da Cimabue fino agli impressionisti, è mimetico rappresentativa. Guardate che c'è un fatto eccezionale, che solo noi occidentali abbiamo avuto il mimetismo, le altre culture non lo hanno avuto per varie ragioni, e forse questo mimetismo che noi abbiamo sviluppato appunto con Leon Battista Alberti e con Leonardo e poi con tutti i grandi pittori a seguito, ci hanno dato uno strumento che ci ha permesso di controllare il mondo. Sarebbe troppo lungo fare questo discorso, ma nel 68 gli artisti concepiscono quella che viene detta morte dell'arte, che non è apocalittica, perché anzi è un modo per scoprire possibilità enormi al di là di tutto quello che c'era fatto prima, è semplicemente il rifiuto di certe tecniche, a cominciare dalla pittura. La pittura viene condannata perché quest'idea che ci sia una realtà esterna a noi e che noi dobbiamo riflettere specularmente sulla tela o comunque su una parete, eccetera, è qualcosa che è legato al vecchio universo e alle vecchie tecnologie di tipo moderno, tra virgolette. E invece questa nuova idea che siamo tutti in rete, che siamo tutti coinvolti, non permette più, bisogna essere più dinamici, più interattivi o interrelazionali, eccetera. E infatti nel 68, anno prima, anno dopo, parte tutta una serie di movimenti davvero rivoluzionari, che per il momento sono occidentali, però è anche vero, noi occidentali abbiamo delle colpe enormi, perché proprio grazie a questo mimetismo che abbiamo messo a punto nei secoli, noi ci siamo impadroniti del mondo intero e lo abbiamo piegato, noi siamo stati colonialisti, abbiamo schiavisti, eccetera. Abbiamo fatto delle operazioni che forse nessun altro popolo ha commesso, noi abbiamo le mani sporche, anche di sangue, diciamo, e lo si deve proprio agli strumenti che abbiamo usato. Però il 68 è stata una svolta fatta dagli occidentali, perché McLuhan era un perfetto concentrato di sapere, lui viveva a Toronto, però aveva ereditato tutto il sapere francese, conosceva benissimo anche la cultura italiana, la cultura spagnola, quindi era un perfetto concentrato di cultura occidentale, però i suoi postulati, il villaggio globale, eccetera, valgono per tutta l'umanità. Infatti il 68 segna
il declino dell'Occidente. Noi occidentali abbiamo avuto il dominio del mondo intero nell'età moderna basata sulle macchine che sono state nostre, gli altri non ci sono arrivati, o ci sono arrivati copiando noi, ma da quel momento in poi abbiamo perso il predominio, anche se in quel momento lo abbiamo ancora esercitato. Bene, vi mostro subito l'opera, per farla breve, è vero che divago, ma non voglio neanche esagerare. Questa è l'opera di un artista nordamericano, Joseph Kossuth, che del resto ora, come tanti altri suoi connazionali, preferisce vivere in Italia, tra Roma. Voi sapete che si fanno tutti una casa di campagna in Toscana, dove gli italiani non trovano più posto, no? Le ville, le case rustiche della Toscana o anche un po' dell'Umbria, delle Marche, sono tutte in mano a stranieri, e gli artisti in primo luogo. Kossuth è stato considerato così importante che noi al DAMS gli abbiamo dato nel 2000 proprio una laurea honoris causa, questo lo si è detto incidentalmente, come l'abbiamo data anche a Mario Merz, che tra poco vi farò vedere. Lui in quel momento presenta quest'opera trinitaria. Facciamo un ragionamento molto semplice. In fondo lui si chiede: beh, cari signori, volete rappresentare una sedia, un oggetto banalissimo, una sedia come quella su cui sono seduto io, anzi questa ancora più schematica, diciamo, avete tre modi. Potete, la grande lezione di Duchamp, prendete la sedia stessa, l'oggetto tale quale, cioè ripetete il ready made, il già fatto di Duchamp, prendete l'oggetto e appiccicatelo alla parete, oppure prendete la foto, oppure, ecco, questa è l'apertura consentita proprio da questo spirito di allargamento, prendete la definizione linguistica, vedete lui la prende in inglese, eccetera, andate a stampare la pagina di un buon vocabolario di inglese, ovviamente lo si può fare in italiano, spagnolo, in tutte le lingue, e appiccicate. Ecco, questi sono i tre modi per rappresentare, in fondo è una rappresentazione, quindi abbastanza ligio a certi criteri tradizionali. Uno potrebbe dire: ma signor Kossuth, e la pittura, il disegno, diciamo, per carità, quelli non esistono più. In ciò sta la cosiddetta morte dell'arte che allora si è predicata. Infatti gli artisti hanno buttato via i pennelli. Per qualche tempo c'era vietato usare i pennelli. Pensate, per esempio, una cosa molto divertente. Io allora partecipavo al catalogo Bolaffi, esisteva il catalogo Bolaffi della pittura e della scultura, e ci riunivamo ogni anno. Poi a un certo momento abbiamo cominciato a grattarci la testa, perché pittori, scultori, ma personaggi come Merz, per esempio, come tutti quelli dell'arte povera, di cui adesso vi darò un breve condensato, dove li mettiamo? E allora abbiamo detto: bisogna fare una categoria a sé stante di animatori culturali o operatori culturali. Siamo stati costretti a creare un terzium, perché non erano né pittori né scultori. Poi questo fenomeno, come vedremo, in parte è rientrato. Comunque in quel momento si era molto duri, molto rigoristi, e quindi no ai pennelli, buttate, cari artisti, se volete chiamarvi ancora così, però buttate via i pennelli, buttate via la tavolozza, lavorate o di foto, subito col prolungamento video, perché immediatamente dalla foto è partita l'estensione della videoregistrazione, oppure l'oggetto, che poi si può allargare nell'installazione, oppure la scrittura. E adesso vi mostro qualche altro campione. Fra l'altro Kossuth è stato considerato un poco il numero uno dell'arte concettuale, che c'era un perfetto parallelismo allora tra le due sponde dell'Atlantico, cioè quello che combinavano soprattutto a New York e anche un poco in California, a Los Angeles, e quello che si faceva a Milano, Parigi, Londra, si corrispondeva. Ecco, Lawrence Winner, assieme a un altro che si chiama Robert Barry, hanno sviluppato soprattutto l'aspetto scrittura, che era una novità,
perché sarebbe troppo lungo parlare, ma la galassia Gutenberg, cioè l'arrivo della stampa, aveva escluso, aveva separato violentemente la scrittura affidata alla tipografia dalle immagini, che invece fino a quel momento coesistevano. Voi sapete quanto sono belli i codici miniati anteriori a Gutenberg, dove c'erano certo gli amanuesi che scrivevano a mano, copiavano a mano la Bibbia, Virgilio, eccetera, lasciando però degli spazi per i colleghi pittori che facevano le miniature, e si chiamavano così perché facevano quelle belle lettere in minio, in rosso, e così via. Quindi prima di Gutenberg c'era questa rigida separazione tra parole e immagini, che tanto per cambiare è saltata nel 68, perché il vostro computer non è più schiavo, la macchina da scrivere sì che è un ultimo prodotto meccanico, con la macchina da scrivere voi potete solo scrivere, poi adesso chi la usa più è diventato un ferro vecchio, cioè un mobile nelle case fa tenerezza, no? Si mette lì come l'immagine della Madonna, non so, qualche cosa del buon tempo antico, perché sul vostro computer non c'è più questa differenza, voi potete praticare immagini e parole nello stesso tempo, proprio perché l'elettronica ha cancellato questa divisione e gli artisti ne traggono le conseguenze. Quindi Wiener, vedete, scrive delle frasi sentenziose, non pensa assolutamente di metterci immagini né dipinte né in bianco e nero, eccetera, e in quel momento altri fanno come lui. Poi vediamo ancora, qui recupero una cosa che in realtà è di un artista anteriore, ma è talmente tipica di questo momento, perché allora con questa uscita dal quadro, in definitiva gli artisti si rifiutano di stare dentro a quella misura tradizionale che è il quadro, il rettangolo, sia tela, sia eccetera, per invadere lo spazio, e questa è proprio la lezione di McLuhan, cioè dobbiamo l'environment, noi siamo diffusi nell'ambiente, e quindi non dobbiamo stare agganciati a delle fettine di spazio. Questo era già stato anticipato da Cristo, che era di origine bulgara ma si era fatto le ossa a Parigi, accanto a un grande critico però di un momento anteriore, Pierre Restany, che aveva lanciato il Nouveau Realisme, e lui aveva fatto delle operazioni gigantesche come questa, vedete, era andato a fasciare con grandi teli di plastica alcuni chilometri di costa australiana, poi ne ha fatte tante altre di queste operazioni, dando sbocco alla cosiddetta land art, che è una delle manifestazioni di quel momento, proprio quest'idea di saltare fuori dal quadro e di invadere l'ambiente, l'environment, per dire, o l'environnement, se lo volete dire alla francese, o l'ambiente detto in italiano, che poi deriva dal verbo ire anfi, cioè andare attorno, da cui salta fuori anche l'ambizioso. Chi è l'ambizioso? È quello che va attorno, è Di Maio che scoccia tutti per farsi votare, no? O se non lui, Salvini, insomma, mettete voi. Ecco, quello è l'ambizioso nel senso metaforico, e l'ambiente è invece una nozione fisica, è tutto ciò che sta anfi attorno a noi, e gli artisti come Walter De Maria va a fare queste lunghe, indefinite linee di calce in uno spazio desertico degli Stati Uniti, loro ne hanno tanti, ma comunque procediamo. Ecco, e questo è un risultato brillantissimo, un altro, infatti nasce tutta una serie di movimenti, il concettuale di cui Kossuth è l'anima, e la land art di cui Walter De Maria Cristo è un prototipo, e questo è Robert Smithson, che va a fare anche lui nel Salt Lake, in uno di questi luoghi desertici degli Stati Uniti, va a fare la cosiddetta spiral jetty, la massicciata
a spirale, e lo fa altro che manualità. Qui la manualità non esiste più, perché per fare quest'opera, dove un omino sarebbe alto così, se ci fosse un omino lo vedremmo alto neanche un centimetro, usa dei trattori, usa, poi naturalmente sono opere che devono essere finanziate da sponsor che costano moltissimo, e sono anche opere precarie, perché si sa bene che non si possono mantenere nel tempo. Infatti adesso non so, probabilmente è già stata cancellata da movimenti del lago, da intemperie, eccetera. Interessante che a un certo momento, per coerenza, si capisce che questa nuova entità elettromagnetico-elettronica è curvilinea, e questo l'aveva già detto Einstein. Einstein aveva dato, che dobbiamo considerarlo uno dei pilastri, no, della cultura nostra, lui aveva detto che lo spazio è curvo. Lui aveva già cancellato le linee rette non esistono nel nostro universo, sono un'astrazione cara agli antichi, era Euclide, no? Cioè la grande classicità greca, che aveva imposto questi schemi geometrici, e la cultura occidentale lungo tutta la modernità l'aveva mantenuta. Invece Einstein mette in pensione le linee rette, perché lo spazio è curvo. Infatti Einstein emette il suo famoso paradosso, che, ammesso che riusciamo a viaggiare alla velocità della luce, fra l'altro quella velocità enorme stabilita da Einstein, 300.000 km al secondo, e apro una parentesi per dire, io mi divertivo molto ai miei esami a chiedere agli studenti, mi dica la velocità della luce, ma professore, ma è un esame di storia dell'arte, non è mica uno di fisica, perché mi chiede? Dice, perché è fondamentale, perché la cultura, l'arte contemporanea ha abolito la prospettiva, perché si è resa conto con grande intuizione, gli artisti hanno capito che in un mondo percorso da questa velocità enorme, che praticamente dà luogo all'istantaneità, non vale più la pena di stare a stabilire che, ad esempio, lei siete a 3 metri da me, laggiù in fondo sono invece a 8 metri. Tutti gli artisti moderni, fino agli impressionisti, si erano preoccupati di rendere le distanze, e questo era molto utile per i nostri eserciti e i nostri mercanti, che andavano alla conquista degli altri paesi avendo delle mappe accurate, quelle che non avevano i cinesi e neppure i giapponesi, per cui hanno perso la corsa alla conquista del mondo che abbiamo vinto noi. Però adesso attenzione, perché appunto la prospettiva è diventata un ferro vecchio inutile, perché abbiamo i voli aerei, le ricognizioni, i pianeti, eccetera, e quindi questo è un ferro vecchio, e i paesi soprattutto della cintura del Pacifico, Cina, Giappone, India, sono più bravi, Corea del Sud, sono più bravi di noi, mentre erano indietro, hanno avuto problemi a entrare nel mondo moderno delle macchine e venivano a rimorchio di noi, invece sono bravi quanto e forse più di noi nell'entrare nell'universo dell'elettronica, e quindi l'Occidente sta perdendo. E di questo McLuhan è stato, e il 68 in genere, sono stati i grandi profeti. Comunque non dimentichiamo che noi italiani non buttiamoci giù, noi recitiamo sempre una parte notevole, perfino nella fisica, perché vi ho ricordato due grandi pionieri, Luigi Galvani e Alessandro Volta. Non si può fare la storia di questa cosa enorme che è l'elettromagnetismo, antenato dell'elettronica, senza ricordare questi due grandi pionieri. E poi di mezzo c'è stato Marconi, a un certo momento il wireless, adesso non voglio inorgoglirmi troppo, è stato scoperto da Marconi nel 1898 con un esperimento fatto nella sua fattoria a 10 km da Bologna, quando è riuscito a mandare un segnale via etere e non via cavo, superando quindi il collegamento lineare e procedendo appunto via etere, quindi il wireless è stato introdotto da un italiano. E poi Fermi, sappiamo che all'inizio, ahimè, della fissione dell'atomo e quindi anche delle esplosioni termonucleari, quindi c'è sempre qualche italiano di mezzo, ecco, non buttiamoci giù del tutto. In quel momento, per esempio, in piena linea
con queste rivoluzioni statunitensi ci fu il gruppo dell'arte povera, su cui io sono anche un po' polemico, per carità, sono stato tra i primi a riconoscere l'importanza di questi 11, perché sono 11 artisti la formazione ufficiale, alcuni già morti, altri invece ancora pienamente attivi, lo vedrete, e uno per esempio espone molto spesso qui in questa galleria. E sono stati perfettamente in linea con tutti i presupposti di cui in modo molto sommario ho cercato di parlarvi, e Mario Merz, che era il più anziano del gruppo, nato ancora nel 1928 mi sembra, quindi una decina d'anni prima degli altri, è stato sempre considerato il padre nobile del gruppo, con alcune idee straordinarie, come quella di usare l'iglu. E questo in qualche modo era già previsto perfino da McLuhan, proprio perché lo spazio e il tempo sono curvilinei, quindi andando avanti si distrugge il concetto di un progresso. Progredire vuol dire andare avanti davanti a sé, no? Il concetto di progresso illimitato nell'età contemporanea, che a me piace anche chiamare postmoderna, estendendo la portata di questa etichetta, viene cancellato, perché andando avanti si torna indietro, perché lo spazio e il tempo sono curvi, lo spazio-tempo che Einstein ha unificato e ha dato a entrambi un andamento curvilineo. E infatti uno dei libri di McLuhan reca proprio una spirale, e qui si ritorna anche a Wölfen, se volete, a queste oscillazioni pendolari. Lui scrive: "We are coming back to the acoustic space", cioè andando avanti noi torniamo allo spazio delle origini. E questo lo ha capito bene, lo ha intuito Mario Merz, perché come sapete ha adottato l'iglu degli eschimesi e ci ha preso, perché uno può dire, beh, ma scusa, noi ci gloriavamo in quel momento dei grattacieli, e cosa vai a rivolgerti a queste abitazioni primitive? E lui invece scopre che questo sistema curvilineo è pieno di futuro e ci ha preso. Perché voi sapete che al giorno d'oggi l'architettura, le cosiddette archistar, a cominciare da Zaha Hadid, quella che è scomparsa qualche anno fa, rifiutano proprio gli schemi euclidei. L'architettura oggi in genere non si fa più con parallelepipedi, cubi, eccetera, cari al movimento moderno di Gropius e compagni, ma si fa con delle sculture, con delle architetture curvilinee, e quindi che in qualche modo prendono spunto dagli iglu o da altre abitazioni primitive, proprio perché nel nostro futuro c'è il passato e quindi forse andremo tutti a vivere in abitazioni di questo tipo. Ci sono già accenni in questa direzione. Poi Merz, come tutti gli artisti di questo momento, fa un uso del neon, perché il tubo al neon è bellissimo, questa luce fredda però intensa, che poi il tubo al neon è plastico e quindi è in qualche modo una specie di capillare, l'equivalente del sistema circolare sanguigno, però a livello tecnologico, a livello artificiale. E poi è bellissima anche la scritta, che è proprio il simbolo del passaggio dai primi anni 60 ai secondi anni 60, perché c'è questa frase simbolica: objet cache toi, cioè oggetto nasconditi. L'oggetto era stato il culto dei primi anni 60 nel nostro occidente, quando si era vissuta la grande stagione appunto del macchinismo in pieno, del consumismo, del prodotto, della merce, quando su tutti i mercati si sono riversati i televisori, i telefoni, i frigoriferi, eccetera. E invece il 68 invita a rinunciare a tutto questo, a vivere più intensamente così, e soprattutto a contatto con gli altri, ed abbandonare invece l'oggetto, termina la cultura dell'oggetto, diciamo così, a favore di una cultura
del comportamento, della performance, l'essere, essere piuttosto che avere. Ecco, se volete un'altra coppia al modo di quelle di Wolfen, avere e essere, ci sono le culture e tecnologie fondate sull'avere, si è tanto più importanti quanto più si ha in casa di aggeggi, oggetti, auto, strumenti, eccetera, o invece meglio accrescere l'essere, cioè la nostra capacità di gioire della vita, di corrispondere in pieno, diciamo così, all'ambiente e alla collettività, perché infatti questa civiltà elettronica ha una tendenza molto comunitaria, parla proprio della necessità di stringere rapporti con gli altri. Ed ecco, vi do due altri esempi di questa nostra arte povera. Questo è Gilberto Zorio, ancora felicemente attivo, e vedete, io allora, suscitando un po' di obiezioni e anche di proteste, a proposito dell'arte povera, di tutto questo clima, ho detto che in sostanza era un ritorno all'informale, perché era la negazione dell'oggettistica della pop art, in altre parole, insomma, è lo scavalca, il 68 cancella la pop art, che pure era stata dominante negli anni precedenti, quindi si cancella l'oggetto e si ritorna a un informale, però non quello degli anni 50, che era pittorico, è un informale tecnologico, perché infatti è raggiunto con gli oggetti stessi. Vedete, Zorio usa queste belle pelli animali su cui pone degli interventi tecnologici, per esempio lui mette dei raggi laser, quindi ci sono questi tocchi, queste sferzate di un rosso vivacissimo, quasi sanguigno, su un elemento che però è anch'esso di carattere organico. E poi qui facciamo pure un omaggio a Pierpaolo Calzolari, che è artista caro a questa galleria, tu l'hai esposto più volte, credo che hai parecchie opere nei tuoi depositi. Beh, ecco, anche lui, come vedete, imita, anche lui usa degli strumenti tecnologici, per esempio il tubo refrigerante, quello dei nostri frigoriferi, però ne fa un uso appunto informale e quasi neonaturalistico, perché simula, vedete, una specie di brano di tessuto con la brina delle prime nevi, no? Dei primi freddi, e poi c'è la scrittura, c'è l'elemento sonoro anche, perché appunto da questo momento si ragiona in termini totalizzanti, sinestetici, superando la divisione dato visivo, dato sonoro. Ecco, ma scusate, devo fare un passo indietro, perché voi mi potreste dire con foglio alla mano: ma caro Barilli, non rispetti mica il programma, perché il programma parla di un'altra cosa. E infatti è vero, perché fin qui, in questo momento più che mai, io seguo lo schema binario o pendolare, caro a Wölfrin, ma poi farò scattare un altro schema più antico e anche più famoso, quello proposto dal grande filosofo Hegel, di cui non spaventatevi, perché io per primo ne so molto poco, anzi io sono cresciuto in un'atmosfera piuttosto anti-hegeliana, io casomai sono un seguace di Kant. Per me il grande rivoluzionario è stato Immanuel Kant, con la sua critica della ragion pura. Invece verso Hegel ho parecchie riserve, però Hegel si è dato uno schema di cui io mi servirò proprio nel corso, se ce la faccio, perché il tempo passa inesorabile e io passo da una divagazione all'altra. E lo schema di Hegel è trinario, non binario ma trinario. Hegel ci ha detto che la storia della cultura, della civiltà, si esplica attraverso tre momenti. Cioè, prima la tesi, il momento in cui si afferma qualche cosa, tesi, poi si rovescia e si afferma il contrario, quindi c'è l'antitesi, e dopodiché arriva un terzo momento di superamento dei due contrasti,
verso la sintesi, quella sintesi che il povero Mattarella cerca disperatamente e temo che non riesca a trovarla. Quindi da noi temo che i due poli rimarranno incomunicanti, come direbbe Wölfen, e non come auspicava Hegel. Comunque qui da questo momento scatta l'antitesi, perché voi vedete, e ancora una volta c'è di mezzo il nostro Giorgio De Chirico, presenza eccezionale, forse si potrebbe dire che è la maggiore presenza dell'arte del Novecento in Italia. Non è Giorgio Morandi, io lo dico contro il mio orgoglio comunardo, io non credo che Giorgio Morandi certamente è un eccellente pittore, ma vive un po' troppo in riserva, non apre grandi orizzonti, vive di rimessa, diciamo. Invece De Chirico è l'alter ego, io ho scritto varie volte che è l'altra faccia di Marcel Duchamp, cioè in definitiva, se noi volessimo riassumere tutto il Novecento, tutto il XX secolo e dire quali sono stati gli artisti più rivoluzionari, sarebbero loro due. Da un lato, e forse al positivo, le tesi le ha promosse Marcel Duchamp, fra cui quel gesto fondamentale del ready made, e poi anche le prime applicazioni del concettuale, il concettuale partito, cioè Duchamp il 68 a un certo momento non ha fatto altro che sviluppare le premesse già insite in tutto l'insegnamento e la prassi di Duchamp. Però in contemporanea, mentre Duchamp svolgeva la sua attività rivoluzionaria, da noi c'era De Chirico che faceva il contrario, ma con una strana confluenza. L'arte metafisica sua, che cos'era, che cos'è, che parte poi nel 10, 11, quindi addirittura un po' prima del ready made di Duchamp, ma anche De Chirico fa del ready made. Infatti, come sapete, De Chirico volutamente dipinge male, è vero che di sé diceva di essere il pictor optimus, ma lo diceva anche un po' con ironia, che poi è stata ripresa da un artista ben più recente, Salvo, che anche lui faceva, io sono il migliore, eccetera. In realtà De Chirico voleva portare via il mestiere ai pittori di insegne, o meglio, se Duchamp prendeva l'oggetto tale quale, De Chirico lo dipingeva, ma in modi volutamente effettistici, da pittore di insegni, da pittore pubblicitario. C'è la prova del 9. Roberto Longhi, che era un amante della pittura e quindi non ha capito tanti aspetti del Novecento, purtroppo grande storico dell'arte, con tanti limiti anche in questo, ma nel Novecento in genere non ci ha preso, no? Tranne una giovanile scelta a favore di Boccioni, lui era partito bene, ma poi ha sbagliato tutto e per esempio ha detestato De Chirico, non ha capito De Chirico perché dipingeva male, e invece le sue preferenze sono andate a Carrà e a Morandi perché dipingevano bene. Non ha capito che De Chirico dipingeva male apposta, proprio perché in qualche modo anticipava già la morte della pittura. Poi addirittura io mi vanto di aver introdotto un paradosso, perché se conoscete un poco l'andamento di De Chirico, voi sapete che per i suoi anni ferraresi della metafisica e subito dopo viene esaltato in tutto il mondo, i surrealisti hanno dichiarato che era il loro vero padre a cui si sono ispirati, eccetera. Quindi lui ha raccolto consensi, tutti i musei del mondo si vantano, se ce li hanno, di avere i suoi capolavori del periodo metafisico. Poi si dice che è rimbambito, dal 30 in poi ha cominciato a fare quelle brutte cose, e invece io proprio sull'onda del 68 ho detto: ma no, non vi siete, nel 70 ero andato a vedere al Palazzo Reale di Milano l'ennesima mostra di De Chirico, pronto a ripetere la solita lezione: ah, che grande artista fino al 28, perché poi c'erano stati i mobili nella valle, i gladiatori, insomma De Chirico a tutti sembrava grande ancora per tutti gli anni 20, poi rimbambito, diventato un pittore orribile. E ho detto: ma non avete capito che lui ha continuato a fare sempre la stessa cosa, a citare
fare il museo, ma voleva far capire che era una citazione, quindi dipingeva di proposito in modo smaccato, in modo ridicolo, quando lui faceva se stesso con quei costumi, con quei cappelli piumati, eccetera, cosa da non prendere sul serio, cioè un artista che si mette in burla in qualche modo, ovvero recupera il museo ma con un segno di lontananza, e a questo modo lui ha aperto la strada per esempio a Giulio Paolini, lo vedremo, e poi c'era stato un artista che aveva aperto la strada a tutti loro ed era stato Antonio Canova, anche questo detestato da Longhi, era avverso, Longhi arrivava solo a capire, insomma, fino a, appunto, Morandi, poi Borlotti, poi basta, tutto il resto per lui hic sunt barbari, hic sunt leones, eccetera. Ecco, cosa succede? La legge del pendolo, che il momento del 68 era stato troppo estremo, questa mania di escludere per esempio il colore, per carità, niente colore, era un'arte rigorosamente in bianco e nero, anche perché se si trattava di registrazione video, non c'era, il video non era capace di colore, la fotografia era già capace del colore, ma preferivano la purezza del bianco e nero, e gli artisti assolutamente o facevano dei progetti o portavano via pagine linguistiche di parole, ma non dipingevano assolutamente, quindi il bianco e nero, cioè c'era la dieta, io ho detto era come che ci fossimo che gli artisti si fossero messi a dieta, riso pilaf, petto di pollo ai ferri e nient'altro. Poi voi sapete cosa succede anche a voi, che a un certo momento reagite, anche se il medico ha detto guardi stia a dieta, solo riso pilaf, solo carne alla brace con un filo d'olio eccetera, poi voi diciamo, a un certo momento mandate all'aria questa dieta e riscoprite la pomarola, no? C'è il bisogno organico, e questo è successo. E De Chirico è stato l'ispiratore di questo ritorno al passato. Lui ha avuto una nuova fase, infatti si è parlato per lui, dopo il 70, lui si è messo a fare queste cose in cui ha rivisitato se stesso, ma in questi modi giocosi, quasi alla Walt Disney. E infatti io ho detto che in quel momento l'arte ritrovava la figurazione, eccetera, ma in modi assolutamente affini a quello che stava facendo la televisione, i cartoni animati, bellissimi cartoons in cui soprattutto i cinesi erano, i giapponesi erano maestri in quel momento, tant'è vero che il Giappone fa un guizzo in avanti da questo momento, i paesi extraoccidentali diventano protagonisti. Ecco allora che De Chirico dà il tono a questo revival, infatti in quel momento si parla tanto di citazione del passato, anche in narrativa, per esempio Italo Calvino scrive quei racconti straordinari, infatti si diverte proprio a imitare tanti stili, nel famoso Se una notte d'inverno un viaggiatore, ahimè non Umberto Eco, perché lui fa dei romanzi, dei romanzacci a parer mio, in cui tradisse la sua grande vocazione quando era stato nostro fratello maggiore del gruppo 63 e aveva studiato per esempio il Finnegan's Wake di Joyce, ma qui il discorso si farebbe lungo. Comunque c'è questa inversione del pendolo, proprio perché il pendolo si è spostato troppo nella direzione dell'austerità, del bianco e nero, e allora gli artisti sentono il bisogno di reagire sull'onda di De Chirico, e questo è Paolini. Ecco, dal seno stesso dell'arte povera, questo è interessante, scatta la reazione, potremmo dire, cioè nasce un'arte ricca, un'arte che vede, e Paolini ne è senza dubbio, Giulio Paolini ne fu allora e ne è rimasto il grande interprete, e vedete questa parata dove proprio lui fa come De Chirico, ma come prima di lui aveva fatto Canova, quindi c'è proprio questo asse Canova-De Chirico-Giulio Paolini, rilancia il museo nelle forme volutamente più ottuse. Questi sono i brutti gessi
che voi vedete nelle accademie. Se mettete piede in un'accademia di belle arti, siete aggrediti da una schiera di rifacimenti in gesso di tutti i capolavori della statuaria classica greco-romana, rinascimentale, eccetera. E Paolini fa proprio questa parata di fantasmi, diciamo, e vuole dimostrare che non è una cosa seria, si potrebbe dire con Pirandello, io non faccio mica sul serio, infatti ogni tanto, come vedete, ne frantuma uno per dire proprio che sono dei fantasmi che si potrebbero dileguare da un momento all'altro. Però Paolini accetta, come anche Cunellis, perché assieme a lui cose del genere avvengono anche da parte di Iannis Cunellis, eccetera, accetta la regola, non il colore. Infatti Paolini quasi mai ha fatto ricorso al colore, però poi ci sono artisti che vengono fuori dallo stesso ceppo, maturano nel clima torinese dell'arte povera, ma che fanno il passo avanti. E fra questi c'è soprattutto un artista di nascita siciliana con un bruttissimo cognome Mangione, che infatti ha abolito e si è fatto conoscere solo col suo nome di battesimo, è Salvo per tutti, Salvo, che viene fuori proprio dal clima torinese perché emigra a Torino, c'è questa tendenza nell'industria prima di tutto abbandonare i luoghi inospitali, bellissimi ma inospitali del nostro meridione e andare a nord, a Torino, Milano, perché lì c'è la vita, lì ci sono le occasioni di lavoro, e quindi Salvo è un emigrante che magari nel momento in cui a Torino si scriveva non si affitta ai siciliani, no, perché adesso sì, magari si dice non si affitta agli extracomunitari, ma allora sì, perché erano accusati di arrivare con la capra e di metterla nella vasca da bagno, no? Di tenere la capra o la pecora nella vasca da bagno. Ecco, Salvo naturalmente era di livello superiore, ma si porta dietro questa dotazione cromatica che come, e fa, quindi con lui c'è proprio il pieno rilancio della pittura, però è una pittura in concorrenza proprio con i cartoons, con quella magnifica presenza di colori saturi che è proprio dei pixel televisivi, è una visione radiosa, io credo che è proprio un punto culminante di questo ritorno, questo movimento al ritorno che appunto prende tanti nomi, si chiama epoca della citazione, i francesi dicono retour à, cioè ritorno a, si parla anche in genere di una fase di postmoderno. Io ho fatto una mostra nel 74 dedicata proprio a questi vari aspetti che ho intitolato prendendo il titolo di un filosofo francese, Deleuze, La ripetizione differente, però è importante che, cioè non si deve tornare pari pari al museo, all'antico, ci deve essere un indice di straniamento, e in Salvo c'è proprio, perché se andate a vedere i paesaggini del passato, nessuno è così radioso, così intenso e anche così, diciamo, scioccante com'è la Tavolozza di Salvo. E un altro che per me è stato un grande protagonista di questa fase è Luigi Ontani, che l'ha fatta col suo corpo, diciamo, lui si è andato a mettere, lui è un narcisista in fondo, che si mette in situazioni o del passato del museo, qui si drappeggia come un'immagine di una qualche pittura del passato, andando a prendere poi, ecco, veramente De Chirico insegna, perché si va a prendere tutto quello che è di cattivo gusto, non le immagini belle importanti, ma quelle che si considerano più smaccate, più accademiche, eccetera, quindi che so io, Guido Reni, magari anche lo stesso Raffaello, David, eccetera, o qualche volta anche Caravaggio, eccetera. E questa operazione che Ontani fa, quindi è la performance, che è una poi delle manifestazioni del 68, fallo col tuo corpo direttamente, sempre saltando le mediazioni pittoriche, lui poi frequenta sia il museo sia i paesi extraoccidentali, per esempio lui tutti i momenti va a Bali e si fa fare degli oggetti splendidi dagli artigiani del luogo, naturalmente su indicazione sua.
Sull'onda di Salvo e Ontani io ho appoggiato molto un gruppo di artisti di cui adesso vi mostro alcune cose, magari in fretta. Questo è Bruno Benussi, questo è Marcello Iori, questo è Giorgio Zucchini, questo è Luigi Mainolfi, che è un eccellente scultore. Ecco, anche qui c'è un ritorno a un materiale tradizionale, la ceramica però vive una nuova stagione, un materiale antico che fra l'altro ci accomuna con la Cina. Cina e Italia hanno grandi tradizioni nella ceramica. Questa è una bellissima opera di Mainolfi che potete vedere proprio all'ingresso della Gamma di Torino, della Galleria d'Arte Moderna di Torino, mi sembra che sempre è esposta là. Ma comunque procediamo, quello fu un momento. Noi italiani, insomma, quando si tratta di rivisitare la storia, abbiamo, diciamolo pure, una marcia in più, visto che alle nostre spalle c'è tanta storia. E quindi noi abbiamo avuto una stagione straordinaria, proprio aperta da De Chirico e dalla metafisica, e poi tutti gli anni 20. Gli anni 20 sono il rappel à l'ordre, lo stesso Picasso in qualche modo ha preso da noi. Ci fu una stagione di richiamo all'ordine straordinaria negli anni 20. Bene, negli anni 70 c'è stato un caso analogo dove gli italiani hanno spiccato, intanto Paolini come apripista, poi Ontani, Salvo, in genere il fenomeno che io ho chiamato dei nuovi nuovi, ma anche Maurizio Calvesi e altri. Allora hanno tenuto a battesimo i cosiddetti anacronisti, e anche questa è un'etichetta bellissima, perché ana è quella particella greca che vuol dire rovesciamento, l'anagramma. Succede quando voi prendete le lettere e ne cambiate il senso, no? O capovolgete, e l'anacronismo vuol dire andare contro il corso del tempo e quindi andare a ritroso. Il viaggio a Rebur, aveva scritto una famosa opera di Huysmans, che qui magari non c'entra molto. Ecco, e questo è il numero uno degli anacronisti. E Carlo Maria Mariani, che ha fatto, vedete, in pittura quello che Paolini stava facendo diciamo con degli oggetti, non necessariamente in scultura, perché Paolini accettava proprio la lezione del 68 e quindi pratica tutti gli strumenti, quindi il ready made, disegno, non magari qualche volta anche la performance. Ecco, in questa rete di fenomeni di ritorno al passato ci furono anche i tedeschi, anzi i tedeschi hanno nel sangue la loro stagione espressionista, e infatti in quel momento lì, anni 70, ci sono soprattutto due tedeschi ancora con noi che dominano. Questo è Georg Baselitz, che ha adottato una strana, vedete il trattamento assolutamente neo-espressionista, quindi molto diverso sia dai nuovi nuovi sia anche dagli anacronisti, perché c'è questo aspetto volutamente barbarico. Inoltre lui ha adottato questa curiosa procedura di mettere le sue figure a testa in giù. Io dico scherzosamente che mi fa ricordare il martirio di San Pietro. San Pietro, sapete, perché dice: non sono degno di fare la fine di Nostro Signore, e quindi crocifiggetemi ma a testa in giù. E allora Baselitz, a parer mio, dice: non sono degno di presentarmi come i grandi espressionisti, come Gross, come Otto Dix o come, che so io, insomma, i grandi del passato, e quindi mi presento a testa impiccato, a testa in giù. E l'altro big è senz'altro Anselm Kiefer, che è tedesco, di cui si è andata a Milano all'Hangar Bicocca. Potete vedere quelle sette torri che sono un esito eccezionale. E qui è anche giusto ricordare, anzi diciamo pure che in questo quadro di revivalismo, di citazionismo, eccetera, il movimento, lo devo ammettere, il movimento che ha avuto più successo è stato quello detto della transavanguardia, appoggiato da Achille Bonito Oliva, che però a parer mio
è meno in linea con la nostra tradizione, perché nuovi, cioè Salvo, Ontani e gli altri che vi ho mostrato, anacronisti, in fondo si rifacevano al precedente De Chirico, se non addirittura Canova, e anche ai nostri anni venti. Invece i transavanguardisti guardano più al versante tedesco, si sono lasciati, a parer mio, dominare un po' troppo dall'esempio brutalista dei tedeschi, per i quali venne coniata l'etichetta di Neuen Wilden, cioè i nuovi selvaggi. Però ecco, qui vi mostro Francesco Clemente, che è anche capace di grandi eleganze, e un artista autenticamente espressionista, neoselvaggio, è certamente Enzo Cucchi. Qui non c'è nulla da dire, insomma, questa forza, questa ferocia. Bene, da questo momento chiudiamo con l'antitesi. Ecco, non dimenticate lo schema che sto seguendo, cioè io ho esaurito la tesi, il 68, la sua negazione del colore, della pittura, eccetera, l'antitesi, il rivolgersi della frittata, quindi il ritorno al museo, al colore, alla tradizione, seppure sempre con lo straniamento, guai ritornare pari al passato, non si deve tornare pari pari, questo è un errore, quindi se tu torni indietro devi inserire nell'opera un indice straniante, devi far capire che lo fai in qualche modo per burla o per scherzo, oppure sapendo del pericolo che corri, e quindi ci deve essere un segno di consapevolezza. Poi, da questo momento parte la sintesi, cioè che è lunga, che siamo, insomma, questo movimento di antitesi che si inizia quasi subito, anzi salta fuori dal seno stesso del poverismo, produce il suo antifenomeno, l'arte ricca con Paolini, poi se ci fosse tempo vi avrei dovuto parlare di Boetti, insomma ci sono altri fenomeni dentro l'arte povera che portano a questo capovolgimento. Tutto questo dura fino ai primi anni degli 80, tutto il decennio 70, primi 80, poi avviene di nuovo uno scatto, la scena cambia. In che modo cambia? Arriva la sintesi, cioè arrivano artisti che cercano di conciliare, ecco quello che non riesce a fare Mattarella, invece gli artisti, a quanto pare, adesso mi direte voi, gli artisti dall'86 in poi, 86-87 in poi, fino ad oggi in definitiva, sono riusciti a fare la grande sintesi, cioè hanno preso il meglio dell'uno e dell'altro, da un lato hanno continuato ad approfittare della larghezza mentale consentita da arte povera, land art, arte concettuale, eccetera, però nello stesso tempo hanno voluto inserire anche un preziosismo, e per esempio colore, oggetti affettuosi, il che poi corrisponde anche a un dato merceologico, perché infatti, se voi pensate, in quel momento il consumismo, che certamente siamo ancora dentro al consumismo, i supermarket dominano, no, la nostra scena, però è avvenuto un mutamento. Per esempio Oldenburg, il numero uno, uno dei protagonisti della pop art, quando dedicava i suoi monumenti all'oggetto quotidiano, prendeva gli oggetti di base, prendeva la macchina da scrivere, il tostapane, lo stick del rossetto, eccetera, il water, proprio oggetti, diciamo, di uso molto diffuso, popolare, elementare. Invece l'attuale consumismo è raffinato, sofisticato e civetta col kitsch, col cattivo gusto. Noi oggi, se andiamo nel supermercato, non ci accontentiamo più dell'oggetto banale di serie, ma andiamo a scovare oggetti che abbiano anche una loro eleganza, una loro sofisticazione, cioè gli optional. Pensate alle auto, che quando c'è stato il boom dell'auto nei primi anni
60 le auto erano nude e crude, c'erano due o tre, la Fiat aveva due o tre modelli, prendere o lasciare. Al giorno d'oggi uno che si reca in un salone Fiat, come è successo a me, che qualche mese fa sono andato a prendermi una 500L, quindi un prodotto modesto modesto, ho dovuto scegliere tra 10-15 varianti, mi hanno dato un libretto di istruzioni in cui non ci si orizzonta, perché dice se lei ha il modello A1 fa questo, se ha il modello A0. Ecco, questo è tipico degli artisti che in qualche modo hanno recuperato, si è ritornati dietro perfino alla pop art, però sempre con un fattore preziosismo e kitsch, cattivo gusto, e quindi De Chirico in qualche modo è presente, però allo stesso tempo anche Duchamp. Va bene, io vi mostro quello che forse è il numero uno, a parer mio il numero uno di questa situazione, che ho avuto la fortuna di vedere in una mostra dell'86 a New York, perché mentre nel periodo New York è diventata nel dopoguerra la capitale dell'arte occidentale, lo sappiamo bene, anche se i vecchi parapetti europei si sono difesi bene, ecco, non buttiamoli via, noi abbiamo saputo reagire abbastanza colpo su colpo. Invece nella fase antitesi De Chirichiana, gli Stati Uniti hanno perso terreno, gli esempi migliori li abbiamo dati noi in quella fase, perché avevamo tutto il passato, tutta la storia, loro invece a storia sono un po' corti, diciamo, e quindi gli anni 70 degli Stati Uniti non sono stati eccezionali, ma invece con l'86 hanno ripreso il controllo della situazione, e io ho avuto la fortuna di vedere proprio nell'autunno 86 una mostra chiave che era in una delle gallerie allora dominanti, quella di Leana Sonnabend, già moglie di Leo Castelli, ma si erano divisi, però stavano a Soho, allora in quel momento le gallerie erano tutte a Soho, adesso come sapete se ne sono andate tutte perché lì è arrivata la moda e gli affitti costano troppo cari, allora le gallerie sono emigrate in massa a Chelsea, però si mantiene lo stesso carattere, che è ottimo, perché uno che va a New York, se va a Chelsea in 4-5 strade vede 100 gallerie, entra in una galleria, esce, entra nell'altra, va su un piano, primo piano, e insomma in due giorni tu vedi 100 gallerie con i relativi artisti. Allora questo avveniva a Soho, che poi Soho, voi sapete che sembra un nome enigmatico, ma vuol dire semplicemente South of Houston, cioè la zona che è a sud di quella linea di demarcazione che è Houston Street, come No vuol dire North of Houston, e invece Tribeca vuol dire Triangle Beyond Canal, ecco, quindi sono parole che sembrano enigmatiche, ma che poi, come sono i newyorkesi, corrispondono a un senso molto pratico. Bene, allora la Sonnabend espone 5-6 giovani artisti che dettano il là della nuova situazione, e questo credo è il numero uno, è Jeff Koons, che io ritengo l'artista più interessante del momento, e mi vanto di non aver perso tempo. Io sono stato commissario alla Biennale di Venezia del 90 per la sessione aperto, allora c'era, cosa molto utile, l'aperto dedicato agli artisti giovani al di sotto di una certa età, che poi è stato abolito, per il mio è stato mal fatto. L'aperto era nella zona dell'Arsenale, mentre le presenze più storiche erano nel padiglione centrale ai Giardini, e io ho insistito perché Jeff Koons venisse invitato. Quindi nel 90 Jeff Koons era presente col lavoro che vedrete alla Biennale, non proprio quello ma uno simile, su mia forte istanza. E vedete lui che cosa fa? Beh, da un lato è l'oggetto, c'è la citazione del museo, questo è un busto settecentesco, però nello stesso tempo c'è anche una nuova freddezza, c'è una conciliazione tra rigore, freddezza, accettazione del luogo comune, dello stereotipo. Voi forse sapete che lui ha avuto quel famoso amore con Cicciolina, con la porno star,
che però è stata anche una cosa seria, perché è nato un figlio che si sono disputati, insomma, e quindi io ho respinto la tesi banale che fosse solo una trovata pubblicitaria tra i due. Però è anche vero che a Jeff Koons piaceva, se volete, l'aspetto kitsch di questa relazione. Certamente non era una relazione da Romeo e Giulietta, da amore o da Paolo e Francesca, era una relazione all'altezza dei nostri tempi, quindi contrassegnata da manifesti pubblicitari, da comparse di lei, di lui, eccetera, eccetera. E lui nell'occasione aveva presentato non questa foto, ma si era rivolto a degli intagliatori artigiani altoatesini e aveva fatto questo stesso gruppo, la loro coppia in legno, perché Jeff Koons, anche in questo, mantiene un carattere sessantantesco, non lavora con le sue mani, lui ordina, lui ha una squadra di confezionatori ai suoi ordini che gli fanno e oggetti tridimensionali e oggetti bidimensionali, però lui è la mente che organizza, porta a coesistere i vari reperti. Adesso, per esempio, avrete letto che ha proposto a Parigi dei tulipani giganteschi, però gli artisti francesi sono molto invidiosi e vogliono impedirglielo, perché dicono: perché proprio a lui questo omaggio? E credo, anzi no, sono sicuro che si vedono nella torre Prada. Voi sapete che Prada, la grande fondazione Prada, ha terminato così di sistemare il suo villaggio, che è un enorme villaggio, finalmente la torre è praticabile e pare che in uno di questi piani ci sono i tulipani di Jeff Koons, e lui mi sembra proprio che è un artista che impersona al meglio questa sintesi. Perché da un lato certamente lui sfrutta, senza Oldenburg non si capirebbe lui, però c'è anche dentro De Chirico, c'è anche dentro il ricorso al kitsch, al pittoresco, eccetera, è un perfetto amalgama e quindi una perfetta sintesi di cose che sono avvenute nel passato, e così mi sembra che dia una lezione straordinaria. E questo avveniva anche negli altri artisti, per esempio c'era Haim Steinbach. In quel momento si parlava proprio di una scaffold art che sembra fatta apposta per indicare questo optional, no? Steinbach allora, adesso credo che sia un po' in crisi, perché poi succede agli artisti che si imbroccano una formula, delle volte stentano poi a uscirne, no? E quindi credo che mentre Jeff Koons è fortissimo e passa da un'invenzione, perché lui sa muoversi benissimo tra le due e le tre dimensioni, per esempio fa dei collage straordinari dove ritaglia fiori, pasticcini, un grande popurrì, diciamo, di immagini sforbiciate ovviamente dal consumismo, dalla pubblicità, ma sono straordinaria per il mio. Questa scaffold art andava molto bene per segnalare questa presenza degli oggetti strani, sofisticati, e Steinbeck ne è stato un grande interprete, perché lui presentava queste mensole, forse lo fa ancora, no? Ho perso un po' i contatti con lui, e sopra ci metteva degli oggetti strani, che lui andava a trovare, non oggetti di consumo normale, ma oggetti strani, pescati nei vari ripostigli, magari di un rigatiere, di un negozio di artigianato, non so, e faceva questi matrimoni illegali, come si dice. Voi sapete che uno dei grandi meriti di Breton e del surrealismo consiste nella pratica dei cadaveri squisiti, che però fu un fenomeno linguistico, perché corrispondente poi a quel giochino che fate forse anche voi, cioè un giorno Breton e amici decidono di fare una bella operazione, uno di loro, magari comincia Breton, scrive una parola e chiude, nasconde, poi passa il foglietto a un altro che aggiunge un'altra parola senza sapere cosa ha scritto l'altro, poi alla fine si srotola e allora vanno ad aprire, prima parola le cadavre, seconda parola ex chi,
il cadavere squisito. Allora tutti si mettono ad applaudire, dice: troppo bello, fermiamoci qui, perché questo accostamento voluto dal caso, è una pura provocazione del caso, questo accostamento tra cadavere e squisito è troppo bello, niente potrà batterlo. E da qui è nata proprio la tecnica del cadavere squisito, che è letteraria. Invece il nostro Steinbeck la applica, e questo è tipico della sintesi, di questa fase di sintesi di cui sto parlando. Lui la applica agli oggetti, perché sono dei cadaveri squisiti, sono degli oggetti strampalati che lui accosta con una fantasia enorme, senza capo né coda, ma è bellissimo questo. Poi vediamo, questo c'è da parlare dell'arrivo dei fiamminghi. Voi sapete che il Belgio è un paese spaccato in due, c'è la comunità francese in netto declino, anche artistico, e invece c'è la comunità fiamminga pimpante, che non vuole parlare francese ma parla fiammingo, che invece ha dato tanti artisti, tra cui allora giovanissimo questo Wim Delvoye. E vedete, anche questo è perfetto, per quanto voglio dire. Lui che cosa fa? C'è la citazione del passato, perché vedete, questo è un lavoro neogotico, diciamo, c'è proprio l'elemento gotico, la statua del santo, però è inserito, c'è anche il recupero della rete da calcio, quindi è una perfetta commistione tra un oggetto banale come può essere la rete della partita di calcio e la tavernetta neogotica, e tutto fatto con i materiali che ci vogliono. Lui ha realizzato tante altre opere in questo senso, per esempio ha fatto un macinatore in legno facendolo scolpire esattamente come faceva Kunz quando faceva scolpire il gruppo tra lui e Cicciolina. Oppure, ecco, in questo recupero ricompare anche la vecchia astrazione geometrica, che si poteva pensare defunta per sempre, cioè un passato alla Mondrian. Però questo è Peter Alley, però vedete che ricompare intanto con un colorismo squisito e molto sofisticato, in fondo è anche banale, perché sono i colori delle nostre pareti, questi sono quei colorini non proprio di buon gusto, anzi magari di cattivo gusto, che mettiamo negli uffici, nelle moquette, eccetera. Nello stesso tempo, come vedete, non è un lavoro completamente astratto o concreto, che dir si voglia, perché evidentemente Alley si ispira ai circuiti elettronici. Questo è un circuito elettronico stilizzato. Ma naturalmente anche la vecchia Europa risponde, diciamo che l'Occidente riesce sempre a rispondere, però ormai dobbiamo fare i conti, adesso il finale sarà tutto così, dobbiamo fare i conti con l'extra occidentale, ormai siamo paritetici, è finito il vecchio dominio dell'Occidente. Fino a ieri gli altri paesi ci imitavano e facevano quell'arte di serie B, di riporto, molto triste. Adesso no, avvalendosi degli strumenti proprio della rivoluzione del 68, loro fanno delle cose bellissime, qualche volta superiori alle nostre. E poi c'è, ecco, lo dico alle signore qui presenti, rallegratevi, perché adesso c'è una grande svolta, per cui le donne, che per tutto il Novecento, anche nelle grandi famiglie d'avanguardia, erano minoritarie. Pensate che nella stessa arte povera, 11 artisti, c'è solo una donna, c'è solo Marisa Merz, e probabilmente c'è perché era la moglie del gran capo, se no non c'era neanche lei. Devo confessare che in quei movimenti che vi ho detto, nuovi, sostenuti da me, transavanguardia, non c'è neanche una donna. Questo per dire quanto la presenza delle donne era depressa ancora nel XX secolo delle avanguardie. Adesso invece le donne artiste sono alla pari. Se avrò tempo finirò mostrandovi delle artiste numero uno nel mondo. Proprio è finita la sottomissione vostra, ormai combattete alla pari, diciamo. Una volta Lea Vergine aveva fatto la mostra L'altra metà dell'avanguardia, ci ha preso, e quella era un tentativo di dare voce proprio alle donne dimenticate, oppresse, eccetera. Adesso involontariamente ci ha preso, perché ormai
la collaborazione femminile e l'altra metà. Va bene, questo è un artista svizzero, ma adesso vado, che come vedete fa una composizione alla Halley, cioè anche questo è un geometrismo, ma fatto con gli oggetti, molto. Questo è Günther Förg, un tedesco che è minimalista ma cromatico, vedete, si riprende il vecchio minimalismo ma col colore. Questo è un artista bravissimo statunitense, Tony Ursler, che utilizza in modo magistrale il video proiettando piccoli, piccoli video su degli oggetti, e poi li fa anche parlare questi fantasmi, che è una popolazione di fantasmi, come vedete, che borbottano strane litanie che poi per noi sono incomprensibili, non so se un anglofono li capisse. E poi ecco una grande cosa, perché per carità gli Stati Uniti sono sempre dominanti, soprattutto New York, anche, per il momento c'è pure la California, Los Angeles, che però non riesce a strappare all'est, diciamo, il controllo della situazione. Questo è forse è un altro dei grandi esponenti del momento, Matthew Barney, che fa dei film eccezionali, dove anche qui c'è dentro tutto, perché vedete c'è il pallone pubblicitario addirittura con la scritta Goodyear, quella che vedete negli stadi, e c'è l'elemento popolare dello stadio, ma la majorette è vestita come una fata del nostro tempo, eccetera. È un grande sintetizzatore, ecco, proprio per onorare questa etichetta che vi propongo. Matthew Barney fa un calderone gigantesco con i suoi film che durano anche un'ora, anche due ore. È un realizzatore straordinario, ma ci vorrebbe una seduta apposta per lui per parlare. E poi naturalmente c'è la fotografia, ma non è più la fotografia in bianco e nero che piaceva a Kossuth, perché Kossuth è rimasto molto coerente con se stesso, fino a essere anche un poco noioso, diciamolo pure, la coerenza può essere anche brutta, e infatti lui continua a fare le sue cose in rigoroso bianco e nero, dove casomai l'unica attenuante che le scritte le fa adesso col neon, e quindi c'è quella sferzata di energia che è dovuta al neon. Invece i fotografi adesso si sbizzarriscono, e in particolare proprio a New York c'è un artista straordinario che è David LaChapelle, che fa queste cose bellissime intonate anche al misticismo di strada. Gli Stati Uniti, dai tempi di Salinger, di Kerouac, sono percorsi da una vena mistica, cioè loro adorano un Cristo popolare, e vedete questa bellissima immagine dove al centro c'è una evocazione proprio di Cristo, ma il Cristo dei luoghi derelitti, vedete con attorno questi sbandati, questi personaggi. Comunque LaChapelle è un grande mago della fotografia. Ma veniamo adesso a un rapido passaggio per l'Italia. Naturalmente questa situazione di sintesi si è avuta anche in Italia. Questo è forse l'artista più noto, Stefano Arienti, che però nelle volte diventa anche molto difficile da capire. Questo è un suo lavoro perfetto per la mia teoria della sintesi, perché vedete in fondo è un lavoro minimalista, molto animato, fatto con un materiale sensibile e anche increspato, insomma, che subisse quindi un trattamento quasi neobiologico. Anche questo è purtroppo, mentre Arienti ha avuto molta fortuna, perfino troppa direi, perché c'è tutti i momenti, qualcuno che lo mostra, altri invece si sono dispersi, come per esempio questo Mario della Vedova, però anche questa è un'opera perfetta, è un contrappunto al concettuale della scrittura. Non so se ricordate, per esempio abbiamo mostrato quelle cose del concettuale, come si chiamava pure, quelle frasi assolutamente rigorose, alfabetiche, eccetera. Bene, anche della Vedova
fa delle scritte, anche se sono un po' sentimentali, ai disperata vita, ma le fa coi fiori, vedete, traccia le lettere utilizzando, ecco, questa è proprio quell'idea di sintesi, di mescolanza, se volete, di ibridazione tra il basso e l'alto, tra il pittoresco e il severo, che caratterizza tutta questa fase, come Umberto Cavenago, un altro, li dico perché io li ho portati in quella stessa aperto alla Biennale in cui ho portato Jeff Koons, avevo portato a Rienti Umberto Cavenago, che vedete fa sì l'oggetto, ma ludico, l'oggetto con le rotelle, oppure Maurizio Arcangeli, che fa delle lettere, sì, però sono lettere monumentali, e anche loro. E poi io allora ho appoggiato molto il gruppo dei nuovi futuristi, di cui il più noto certamente Marco, no, questi sono i Plum Cake, che anche questo è tipico, che si rifacevano proprio il Plum Cake, è un tipico dolcetto consumista e anche reclamista, perché delle volte si trovano, se comprate un prodotto, trovate dentro appunto o il ciondolo o il dolcetto consolatorio, eccetera, e loro quindi ingrandiscono questi oggetti del superfluo. Ecco, questa è la differenza, mentre la stagione pop puntava al necessario, e anche la stagione della tesi poverista, anche lì miravano allo stretto necessario, questa invece è una stagione di superfluo. Noi, ecco, questo è sempre, ah no, questo è Marco Lodola, che si ispira a motivi anche questi assolutamente diciamo kitsch, banali, della danza. Questo è un altro suo lavoro. Ecco, invece da questo momento, ecco, veniamo un po' fuori dall'Occidente, forse ci ritorneremo, da questo momento comincio a mostrarvi questi grandi personaggi che hanno imparato la lezione da noi, perché sia ben chiaro, noi non abbiamo dimissionato, cioè il 68 l'abbiamo creato noi, abbiamo dato una lezione al mondo intero, però ci hanno capito e ci hanno seguito. Molte volte anche perché sono artisti che si sono fatti le ossa poi non so, a Los Angeles, a New York, quindi per carità l'Occidente non è del tutto dimissionario. Questa è uno dei grandi protagonisti femminili di cui vi ho parlato, è Shirin Neshat, di origine iraniana, l'Iran che continua così a preoccuparsi, ma che è una grande nazione, però è anche vero che lei se n'è andata dal suo paese, che certamente non sarebbe favorevole a questi esperimenti, soprattutto se fatti da donne, e è andata a vivere a Los Angeles, ad avere gallerie statunitensi che l'hanno commercializzata. Questo comunque è un lavoro tipico della donna che vuole essere forte, tant'è vero che impugna il fucile, però in altre foto nella canna del fucile mette un fiore, come quasi la canzone mettete fiori nei vostri fucili, eccetera. E poi c'è anche, quindi c'è la foto e c'è la bellissima scritta, che non so bene come si chiama, la scritta della loro tradizione, che è come l'arabo, perché in effetti succede questo, adesso ve lo anticipo perché poi ne vedremo rapidamente qualche esempio. È vero che in questo momento tutti i paesi ereditano, se volete, il triangolo di Kossuth, cioè Kossuth ha veramente insegnato al mondo intero, l'arte si fa o prendendo l'oggetto tale quale, o la foto o la scritta, però gli altri paesi hanno un vantaggio su di noi, perché mentre la nostra scrittura è brutta, è molto funzionale la scrittura nostra cosiddetta fonetica, con i 20-25 segni che corrispondono a suoni, certamente è funzionale, il che ancora una volta spiega il successo che l'Occidente ha avuto in passato nel mondo intero. Pensate che invece un povero allievo cinese che deve imparare la scrittura ideografica deve apprendere 1000 o 2000 segni per poter scrivere nella propria lingua, pensate quale abisso. Però la scrittura ideografica è bellissima, è un incanto, sembra di vedere un giardino fiorito. Se andate a Tokyo, magari di giorno il volto ufficiale è un po' troppo dipendente da quello di New York, ma alla sera
se vi affacciate magari da un 40° piano, il panorama di Tokyo è una delizia, perché i neon lì sono tutti scritti con la scrittura ovviamente ideografica. Allora sembra, vedete, una selva di arabeschi, un giardino fiorito, una cosa che non avviene da noi, perché i nostri neon sono rigidi, sono bruttini, invece i loro neon sono belli. Ecco, quindi è vero che tutti i paesi hanno accettato il triangolo di Kossuth, però poi lo usano per recuperare le proprie radici. Quindi a questo modo si evita la globalizzazione, perché voi sapete, si dice che il grande rischio di oggi è che tutti facciano la stessa cosa, e invece non è così, perché gli strumenti sono comuni, e questa è una grande svolta dell'umanità. Non è mai successo che l'intera umanità avesse la stessa tecnologia. Oggi è così, tutti i paesi del mondo usano la stessa tecnologia, e quindi gli artisti hanno a disposizione gli stessi strumenti. Non era mai avvenuto, perché noi occidentali avevamo i nostri strumenti non condivisi dagli altri, gli altri non li accettavano, non erano capaci. Invece adesso c'è questa condivisione, ed è un fatto nuovo e positivo. Però non cadiamo nella ripetizione conforme, oppure sì, ovviamente un artista può essere poco inventivo e quindi cede allo spirito di gruppo, diciamo, ma c'è questa forza di portare gli strumenti comuni a recuperare le proprie radici. Quindi un indiano è indiano, un cinese è cinese, giapponese, eccetera, eccetera. Quindi il prodotto è molto diversificato. Io, in proposito, cito un esempio che ho visto in una galleria di punta, quella di la Patrizia Sandretto Rebaudengo di Torino, che si è fatta quasi un museo per conto suo. Lei ha mostrato una volta, lì ho visto un'opera, non mi ricordo neanche di chi, che schierava proprio scaffold art su due o tre scaffali, un'idea straordinaria, tutte le bottigliette di Coca-Cola del mondo. Ora, se c'è un prodotto omogeneizzato, globalizzato, è la Coca-Cola, che c'è dappertutto, no? Però questa opera dimostrava che ogni paese fa una bottiglietta di Coca-Cola a modo suo, quindi si crea una diversità. Era bellissimo vedere queste bottigliette, ognuna diversa dalle altre, qualcuna schiacciata, qualche altra allungata. Credo che Morandi ne sarebbe rimasto estasiato, avrebbe detto: ah, questo mi ispira, mi metto anch'io a dipingere le bottiglie di Coca-Cola, se fosse sopravvissuto fino a quel momento. Bene, adesso in fretta, ecco, questo è un grande giapponese, Takashi Murakami, dove vedete proprio il recupero del decorativo, che loro, in fondo, queste culture extraoccidentali hanno più nell'anima la decorazione. L'Occidente è stata una cultura austera e troppo rivolta all'occupazione. Noi siamo stati troppo pratico-funzionali, tutti rivolti a conquistare il mondo, e quindi abbiamo disprezzato l'ornamento. Invece pensate alla cultura araba, che ha proibito la figura e ha quindi sviluppato l'ornamento, e non per nulla l'ornamento da noi si dice arabesco, no? Si dice arabesco per eccellenza. Bene, e questo è un, e poi nello stesso tempo, ecco, qui ci sarebbe anche un confronto con il nostro Ontani. Vedete, anche queste statuette sono un inno al kitsch, diciamo, sono deliziose sia per il materiale con cui sono fatte che per... Questa è Mariko Mori, un'altra di queste donne eccezionali che viene dal Giappone. Questa è una parodia, diciamo, della donna tutta post-pop, diciamo, tutta in linea con il consumismo attuale. Però attenzione, perché poi la stessa Mariko Mori concepisce questo curiosissimo tempio, che viene proprio dal suo passato, viene il passato mistico del Giappone, che rinasce
in questa forma che nello stesso tempo è anche un'astronave, quindi passato e futuro si conciliano, ecco, è una cosa anche pronta per un'architettura dei nostri tempi, quasi al modo degli igloo di Mers. Ecco, quindi come vedete vengono fuori da tutte le parti del mondo reperti, invenzioni brillantissime. Sempre il Giappone ha visto svolgersi un artista giovanissimo, credo non ancora 40 anni, che si chiama Tabaimo, che è bravissima con la videoregistrazione. Non so se qualche anno fa avete visto il padiglione giapponese che era occupato alla Biennale, che era occupato per intero da queste sue proiezioni video, che sono fasciano tutto, perché le fa sulle pareti, sul soffitto, sul pavimento. E naturalmente c'è, voi sapete, la grande arte dei cartoni animati giapponesi che ci danno dei punti. Quindi, come vedete, molti paesi sono in rimonta rispetto a noi, sono più forti di noi proprio in questo recupero di tradizioni. Però ecco, un omaggio anche a un inglese, questo è Damien Hirst, di cui forse avete visto la mostra, quella mostra colossale che c'era a Venezia l'estate scorsa, perfino esagerata, perché lui occupava in un modo massiccio e addirittura soffocante, diciamo, sia i due spazi di Pinot, no? Sia Palazzo Grassi sia Punta della Dogana, con una esibizione perfino troppo muscolosa. Però è anche vero che insomma, se vogliamo fare un punto di riferimento dell'oggi, il nostro Damien Hirst è perfetto proprio in questo spirito di sintesi. Infatti qui vedete c'è il teschio brutale però costellato di pietre preziose, quindi lui sa unire il volgare, basso, profano, brutale, eccetera, invece col ricco, auratico, eccetera. Lui riesce a fare delle mescolanze straordinarie e nello stesso tempo sa anche ritornare, ecco, vedete, c'è questa ibridazione. Infatti, se vogliamo, siamo in un momento di totale ibridazione, cioè vale a dire tutti gli stili del passato in qualche modo ritornano, sono in campo, c'è una specie di passerella finale, noi siamo al di là dei tempi e quindi qualcuno ha ordinato tutti in scena, fate una passerella finale di tutti gli stili del passato. Quindi lui da un lato si unisse magari ai Neuen Wilden tedeschi per brutalismo, volgarità, pugno nello stomaco, dall'altro sfrutta il geometrismo più raffinato. Questa è una mostra che, questa è un'opera che in sé può sembrare anche un po' banale, ma in realtà lui intanto l'ha concepita in modo, lui è diciamo in forza alla galleria più robusta del momento, che ovviamente ha la base a New York, ma ha aperto sedi dappertutto, a Roma, Parigi, come adesso ci sono queste gallerie multinazionali, anche certe gallerie italiane, per esempio Galleria Continua, per esempio, aprono a Shanghai, insomma sentono obbligate a Hong Kong, eccetera. E lui ha fatto una mostra simultanea basata su questi cerchietti o dots o puntini, però fatti di ogni dimensione. Qualcuno piccolo, per esempio a Roma ha presentato questi coriandoli in un formato piccolo, in un'altra galleria un formato più grande, in un'altra ancora più grande, e comunque è un esempio di questa ibridazione interessantissima, che è il carattere che stiamo vivendo, per cui al giorno d'oggi non esiste una tendenza prevalente. In passato si poteva sempre dire domina questo, domina quest'altro. Oggi siamo in epoca di no wave, cioè non c'è un'onda, una wave dominante, è difficile dirlo, c'è proprio questa ibridazione di tutto con tutto, che però è estremamente simpatica, almeno a me sembra. E poi soprattutto, ecco, questo è adesso una breve campionatura, questo è un grande artista brasiliano, perché ci sono tutti i paesi, il Brasile è una grande potenza, questo è Ernesto Neto,
che sa usare benissimo i materiali, i tessuti artificiali per ricostruire le giungle dell'Amazzonia, no? Quindi c'è un incontro tra naturale e artificiale. Se volete, questa è un'altra delle coppie del nostro tempo. Questo è un argentino che però sta prevalentemente in Germania, si chiama Tomás Saraceno, e questo mi sembra un'opera bellissima, queste tele di ragno, questi nidi di qualche insetto gigantesco. Lui ha esposto anche alla Bicocca, all'Hangar Bicocca di Milano. Questo è un cubano, naturalmente la scelta è enorme, perché ogni paese porta i suoi campioni. L'arte adesso è veramente non globalizzata, ma internazionalizzata, e questo è ciò che sfrutta, perché poi questo è il bello. Gli artisti, seppur approfittando, anche queste sono installazioni, sono ready made, diciamo, l'artista va a prendere l'oggetto stesso, qui prende le scialuppe del boat people cubano. Lui è un artista cubano che ha partecipato all'immigrazione negli Stati Uniti, ai tempi quando Cuba era inospitale, e ha inventato questa sintesi, questa bellissima sintesi dei relitti del povero people boat, che su queste fragili scialuppe cercava di raggiungere le coste. E questa è un'opera bellissima di una colombiana, Doris Salcedo, che ha eretto, vedete, anche qui sempre con elementi ready made, se volete, però raggiungendo anche un effetto, quindi non è il gelido ready made di Kossuth può essere, hai detto, sei intelligentissimo, ma sei anche tanto freddo, che gli artisti di quella congiuntura erano decisamente freddi, un po' noiosi anche. Invece lei si sente parte in causa del dramma colombiano. Voi sapete che è un paese che fino all'altro giorno era spaccato dalla guerriglia, c'era la guerriglia tra gli abitanti della città e gli abitanti del contado, e non so se hanno tentato di fare la pace e non so se è riuscita, e c'erano grandi repressioni, il paese delle grandi repressioni, e lei vuole proprio significare tutte queste seggiole vuote, testimoniano di tanti scomparsi, di tanti uccisi in scontri con la polizia, oppure negli scontri con i partigiani. Ecco, e poi è giusto, adesso per chiudere, e dopo tutto sono quasi in tempo, no? Un omaggio agli artisti della galleria di Hélène. Ecco, anche perché tiro sempre l'acqua al mio mulino, questo è un artista a me carissimo che si chiama sul più bello Riccardo Camoni, che rientra un poco in questo clima, perché è un post sessantottesco. Infatti ci ha lasciato, ecco, io tento disperatamente di convincere Hélène ad acquistare queste carte. Lui è stato molto infelice nella sua esistenza, morto nel 2006, vittima di alcol, droga, eccetera, però ha lasciato alle parenti che sbuffano, non vedono l'ora di liberarsene, una serie di fogli che io ritengo magnifici, con queste figure geometriche, se volete, ma anche molto libere, molto reinventate. Poi lui aveva, qui passiamo già, facciamo in fretta, questo è uno dei Hashimoto, sì, e io mi posso vantare di averlo invitato. Io facevo delle rassegne continentali, e nel 2002 ho fatto un'officina America, che poi in realtà riguardava solo Canada e soprattutto Stati Uniti, e lui era là, ecco, l'avevo già visto a New York, l'avevo apprezzato moltissimo. Vedete il solito copione, questa è un'opera ambientale, quindi c'è un ricordo, se volete, della Land Art, ma nello stesso tempo è una Land Art arricchita di note preziose, vitale, perché anche la Land Art, Walter De Maria, era troppo serioso, insomma, era il limite della tesi del 68, arte certamente piena di
di futuro, diciamo, assolutamente in tono con la situazione tecnologica di quel momento, ma un po' arida, appunto la dieta, il bianco e nero, il riso pilaf. E invece vedete, oggi questa dieta non si accetta più, oggi vogliamo vivere, essere bombardati dal piacere dei sensi, e Hashimoto è perfetto, con tante soluzioni, una più bella dell'altra, una più ricca, eccetera. Quindi ambiente sì, ma ambiente confortevole, ricco, sensuale, sensoriale, eccetera. E finalmente anche ancora due, questo è, prima me lo ricordo, Lucas, anche questo l'avevo visto a New York e l'avevo infilato in quella mostra Officina America, quindi anche per lui sono stato abbastanza precursore. Credo che in quel momento in Italia non fosse, fosse tu quando hai cominciato a esporlo? Sì, no, io negli anni 90. Ah, allora sei pioniera, mai battuto. Allora mi dice. Erano giovanissimi. Sì, sì. E vedete anche questo, un po' solito copione, diversissimo, perché il bello della situazione attuale è che, come vedete, non c'è uno stile stereotipato che si ripete, anzi le soluzioni sono le più varie e non riconducibili a uno stereotipo. Appunto c'è la no wave, non c'è una tendenza dominante, ma ciascuno trova la sua via al piacere, diciamo. Questa è una stratificazione, questo potrebbe essere, forse lui, non, Lucas non lo sa, ma involontariamente ha reso omaggio alla pila di volta. Questa potrebbe, perché la pila di volta era così, era una serie di stratificazioni tra tessuti imbevuti di acido e strati metallici che producono corrente elettrica. Qui credo la corrente elettrica, no, però si produce una corrente estetica, quello sì, una piacevolezza. Questi vari materiali colluttano bene tra di loro, no? C'è una, si caricano di una certa elettricità sentimentale, quindi è un'opera estremamente valida. Poi un mio occhio dritto, Anna Galtarossa, che mi ha detto che con grande dispiacere non può essere qui con noi, che è proprio una specie di trionfo. Intanto vedete ancora una volta una donna protagonista e ai migliori livelli, e vedete che c'è proprio questa idea di un'arte ambientale. Lei poi fa anche delle specie di torri che si muovono, quindi c'è anche un'idea architettonica. Questa è una festa pubblica, una specie anche di street art, e infatti c'è un po' un limite, perché chissà perché si pensa che la street art debba essere solo un fatto di parete, e invece può essere anche tridimensionale, da imitare una processione, però una processione laica, diciamo, una festa per gli occhi, eccetera, e Anna Galtarossa la rappresenta al meglio. Bene, io termino qua, temo che non ci sia tempo per domande, però se ve le volete fare sarò ben lieto di rispondere. Io volevo sapere, sì, il suo pensiero così su Maurizio Capelan, ah, questo, sì, contesto. Sì, sì. Beh, anche nel caso suo, lei sa il francese? No. Lei sa che i francesi hanno una parola molto bella, il ricochet, che però il rimbalzello. Lei ha mai lanciato un sasso piatto sulla superficie e sa cosa succede? Che fa i rimbalzi, se lei lo sa lanciare bene, non so, deve essere un sasso piatto e lanciato di striscio, e allora rimbalza, è un gioco, dipende dalla bravura nel lancio, può rimbalzare. Bene, Catalan è una serie di rimbalzi, perché prima di lui, intanto è un fenomeno, noi italiani possiamo vantarci, perché lui si riallaccia, beh, naturalmente anche lui al gran padre Duchamp. Poi c'è Piero Manzoni, e poi magari anche Luigi Ontani, e poi è arrivato lui che fa queste operazioni che sono molto, molto indovinate, molto piacevoli. Quindi io ho avuto occasione di recensirlo varie volte, e in genere esordisco così, dico,
sento che il pubblico obietta, ma questa è arte? Mi chiede, questa è arte? Io rispondo, no, questa non è arte, questa è animazione estetica, perché bisogna risalire, se avete pazienza, se, non, se la pasta non va, non cuoce troppo, non va in, sotto, no, non sotto, sopra cottura, e l'estetica è una disciplina che, a differenza di altre, per esempio, se lei dice retorica, etica, epistemologia, la loro nascita si perde nella notte dei tempi e bisogna risalire alla Grecia. Invece estetica ha un anno di nascita, nasce nel 1750 ad opera di un filosofo tedesco, il Baumgarten, che scrive proprio un trattato che intitola De Estetica, e nella prima riga dice estetica, sive, puntini, puntini, tante cose, est, scientia cognitionis sensitive. Quindi lui per primo esclude che sia, non è la filosofia dell'arte, lui ce la mette dentro, perché in quel sive, sive, sive dice che ci sta dentro anche la teoria delle arti liberali, cioè che erano allora pittura, scultura, architettura, insomma le tre arti liberali. Quindi per carità, l'estetica comprende anche chi si occupa di arte, di pittura, scultura, architettura, però non è la base. La base è la consapevolezza sensoriale, cioè il comportamento, in una parola. Quindi Baumgarten non lo sapeva, ma era già un predecessore del 68. E poi la cosa più bella è che dice, mette tante apposizioni, dice ars pulcre cogitandi, cioè che è anche l'arte di pensare bellamente. E infatti io dico, quella di Catella è l'arte di pensare bellamente, cioè avere, escogitare delle trovate, ma le trovate e il comico fanno parte dell'estetica. La comicità è un capitolo che riguarda l'estetica. Lui è un comico, inventa occasioni, se volete, per stupirsi, per far ridere. Non è artista nel senso stretto, perché lui in genere con le sue mani non fa niente. Del resto questo vale anche per Jeff Koons, vale per tanti, credo anche per Damien Hirst, credo che anche lui con le sue mani, sono tutti artisti che si valgono di squadre, di artefici, di collaboratori, eccetera. E Catella è così, uno straordinario inventore di comicità, lui porta agli estremi l'arte del pensare in modo estroso, eccetera, e sempre dentro a questa serie di apposizioni Baumgarten ci mette anche l'analogon rationis, cioè fare un uso analogico, non logico, perché l'uso logico della ragione spetta agli scienziati. Gli scienziati devono fare un uso per il dritto della ragione, invece gli artisti devono fare un uso analogico, però della ragione. Infatti lui fa delle belle pensate, ecco, è autore di belle pensate che poi fa eseguire ad altri. Però è dentro all'estetica, non dentro all'arte, se vogliamo. Lui non fa arte nel senso tradizionale della parola, però certamente ci dà belle pensate. Io ne ricordo alcune straordinarie, per esempio a una biennale a cui era stato invitato proprio quell'Enzo Cucchi, che seppur in modo molto frettoloso vi ho fatto vedere. E allora Cucchi aveva portato i suoi dipinti, lui è pittore e anche scultore, molto bravo, comunque lì aveva fatto la sua brava parete di dipinti. E allora quella era stata la bella pensata di Catella, appoggiare ai dipinti una bicicletta. Solo che cosa succedeva? Che passava un guardiano e diceva, ma che sbadato, ma chi è che ha messo una... E allora portava via la bicicletta e ripassava lui, l'artista, e ci rimetteva la bicicletta. Ah, mi sono dimenticato di dire che in questo rimbalzello ci sta il grande Gino De Dominicis, perché noi abbiamo avuto questo straordinario personaggio, Gino De Dominicis, di cui io mi vanto di averlo portato a una biennale del 72, non quella del 90, ma quella del 72,
che era intitolata proprio al comportamento, dove lui aveva fatto, aveva sperimentato il famoso mongoloide, che poi fu travolto dallo scandalo, uno scandalo procurato ad arte dai nemici del comportamento. Fu tutta una manovra, diciamo, perché poi lui forse non avrebbe neanche insistito, ma comunque lui lavorava sempre sui paradossi. Lui era proprio come avrebbe potuto dire Baumgartner, lui lavorava su belle pensate, come per esempio io ero stato con lui, io tra il 69 e il 70 ho fatto una mostra a Bologna, gennaio 70, che forse per la prima volta in Italia ha fatto comparire i video. Io avevo messo una serie di monitor dove venivano trasmessi a circuito chiuso dei video che io andavo a registrare dove mi chiedevano gli artisti, e Gino mi aveva chiesto di andare sul Tevere, lui viveva a Roma, e lui era autore di belle pensate che volevano rovesciare i postulati scientifici, e per esempio in quell'occasione voleva dimostrare che gli uccelli escono dall'acqua, e quindi cosa aveva fatto? Aveva comprato dei piccioni in gabbia e siamo andati in barchetta in mezzo al Tevere con questo apparecchio registratore che era molto, allora era molto primitivo, e lui ha immerso le gabbie aprendo i cancellini, ma non ha previsto che i poveri piccioni con le ali bagnate sono morti, e allora in un momento quel braccio di Tevere si è cosparso di poveri piccioni. Per fortuna che non c'era qualcuno della protezione degli animali, se no ci avrebbe arrestato. Poi lui ha fatto, purtroppo questi video fatti molto male sono andati persi perché erano fatti con mezzi troppo primitivi, ma lui per me aveva fatto i due più famosi suoi paradossi: quello di far venire fuori le ali a un essere umano buttandosi giù da un muretto, dove si vede proprio lui che si butta giù agitando le... la tesi è che attraverso qualche secolo, qualche millennio, forse anche l'essere umano metterebbe le ali come hanno fatto gli uccelli. E l'altro ancora più famoso era far venire fuori onde di rifrazione quadrate, e si vede lui che getta dei sassi nello stagno in attesa che le onde invece noi abbiamo rifatto questa mostra nel settembre scorso al Pecci, anzi no, nell'estate scorsa al Pecci di Prato. Voi sapete che a Prato c'è l'importante collezione Pecci, e allora il direttore, molto amico mio, Fabio Cavallucci, che poi è stato mandato via in malo modo dal comune, non si capisce bene neanche perché, mi aveva permesso il rifacimento della Biennale del 72, e con le varie cose che aveva pensato di fare De Dominicis, tra cui fra l'altro avevamo la foto autentica del mongoloide, che poi la cosa è stata proibita manu militari, e poco mancava che lui venisse arrestato e anch'io di conseguenza, e invece c'era, abbiamo messo per esempio la palla, perché un altro di questi suoi paradossi era mettere una palla vista un momento prima di rimbalzare, cioè colta nel momento in cui tocca terra e ancora non rimbalza. Poi l'altra idea era il cubo invisibile, lui aveva tracciato un cubo, poi era straordinario, quindi Cattelan è un erede sia di Manzoni, con il famoso barattolo con la merda d'artista, ma anche con cose più raffinate, per esempio lo zoccolo del mondo, che è un'idea straordinaria. A un certo momento Manzoni concepisse che l'intera terra possa essere una scultura, e quindi lui appoggia lo zoccolo che deve reggere la scultura pianeta Terra. È un'idea concettuale straordinaria. Quindi noi abbiamo una magnifica tradizione di quest'arte, che non è arte in senso stretto, ma l'aveva già previsto Baumgartner, e sono casi di belle pensate, no? Di pensate ingegnose, straordinarie, e quindi noi abbiamo questo asse Manzoni, De Dominicis, Cattelan, di cui possiamo andare fieri. Cattelan poi delle volte, io ho avuto una lite con lui perché delle volte esagera, ma comunque in linea di massima io gli ho sempre scritto positivamente, prendendolo con questa chiave. Sì, dica.
Mi dispiace che la pasta scuoce. Avvisate che la mettano indietro dal fornello, che io sono un buon mangiatore di pasta e quindi so bene che la pasta deve essere al dente. Dica. L'uno e l'altro, io dico, ecco, alla sua domanda, che è un classico, in genere questa domanda viene sempre fuori, io dico che il mondo dell'arte si basa su un triangolo. Prima di tutto c'è l'artista, senz'altro, però è stupida la querelle. Delle volte gli artisti cominciano a dire: oh, i critici, i galleristi sono nostri sfruttatori, mandiamoli via, noi dobbiamo autogestirci. E io dico in proposito che mi sembra la favola di Menenio Agrippa, quando le viscere protestano contro la mente, dice: ma noi il cibo va tutto alla bocca e a noi viene solo di... E Menenio Agrippa dice: ma scusate, se il cibo non passa per la bocca non arriva neanche a voi. E allora io dico: sì, voi siete il numero uno certamente, però anche noi critici non siamo inutili. Basta che non pretendiamo, io sono molto ostile ai critici che pretendono di essere dei creativi. No, a ciascuno il suo. Il critico è un mediatore. Io non creo, io medio. Io, il mio compito è quello di mediare tra le cose molto difficili che fa, perché l'artista è uno sperimentatore allo stesso modo di uno scienziato. Perché c'è un fatto curioso: davanti a un'opera d'arte tutti pretendono di capire, e invece se viene presentata una formula matematica, fisica, medica, biologica, tutti si arrendono, per carità, rispettano la competenza, ma invece nel caso dell'arte tutti pretendono di capire, e se non capiscono se la prendono con l'artista. Io posso avere anche ragione, perché l'arte è un fatto che riguarda tutta la vita, diciamo, e quindi non è specialistico, settoriale, ma proprio per questo penso che il critico non sia inutile. Il critico deve essere il mediatore, quindi il mio compito è modesto. Io devo spiegare perché il critico, l'artista ha diritto di fare esperimenti anche molto difficili, molto avanzati. Io devo cercare di spiegarli al pubblico, questo è il mio compito. E poi ci vuole il gallerista, che anche quello è utile e necessario per finanziare la ricerca, perché almeno in Italia l'ente pubblico non finanzia assolutamente la ricerca. Ricerca finanzia magari la ricerca biologica, fisica, eccetera, ma quella artistica zero. E allora chi finanzia i poveri artisti? Sono i galleristi che partecipano al rischio. Quindi è sbagliato demonizzare il mercato. Intanto non esiste il mercato, esistono tanti mercati, che perché se uno si specializza nella pop art poi non ce la fa sul concettuale, se si specializza nel concettuale poi non ce la fa su queste tendenze ultime. E quindi poi infatti le gallerie nascono e muoiono. In genere le gallerie hanno un periodo di fiore e poi decadono, magari anche per la morte del proprietario o perché arriva un figlio che non è degno di lui, eccetera. Quindi bisogna rispettare il triangolo. L'artista deve fare il suo lavoro, in genere al giorno d'oggi non è quasi mai un bietolone l'artista, perché una volta era un artigiano, una volta proprio ai tempi dell'arte intesa secondo i vecchi canoni, l'artista era un artigiano che non era degno di, per esempio Raffaello e Michelangelo non erano degni di sedere a mensa del Papa, quello stesso Papa, magari Giulio II o Leone X, che gli riempivano di favori, mai e poi mai li avrebbero ammessi al loro tavolo, perché erano artigiani. Invece venivano ammessi i fini umanisti, perché le lettere non sporcano, e quindi l'umanista era considerato di serie superiore, che sapeva di latino, magari anche di greco. Invece Raffaello e Michelangelo, che non sapevano di latino, erano dei vili artigiani, anche magari divinizzati a un certo momento, ma che non potevano sedere a mensa.
Al giorno d'oggi l'artista, siccome non è più un vile artigiano, perché nessuno sente il bisogno di prodotti artistici confezionati secondo vecchie regole, è un mestiere che non esiste più, e quindi l'artista è un ricercatore e quindi è portato ad avere anche una dimensione intellettuale. È ben difficile che un artista non legga, non studi, non frequenti conferenze, eccetera. Quindi in genere anche l'artista bagna in un'atmosfera di consapevolezza, però il suo dovere principale è verso se stesso, quindi può anche non capire altri fenomeni, posso essere io, infatti io col mio criterio delle omologie stabilisco dei rapporti tra cose, che tra artisti, tra operatori che si ignorano tra di loro, è il mio compito di critico, l'artista può andare diritto per la sua strada, deve produrre. Sì. Beh sì, diciamo che questi schemi lasciano un po' il tempo che trovano, oppure che ci siano stati questi due momenti, tesi e antitesi, cioè attorno al 68 questo momento di tesi, negazione dell'arte, adozione delle varie land art, body art, arte concettuale, performance, video arte, fotografia, è evidente, c'è tutta una costellazione di nomi, di artisti, e così c'è anche la reazione che parte dal 72, anche se esiste poi sempre una compenetrazione tra questi fenomeni. Dopodiché dall'86 in poi, se volete, i criteri si fanno un po' incerti, e poi soprattutto al momento non so vedere uno stop. Adesso viviamo in questa atmosfera che però a me sembra molto fertile, molto feconda, dove soprattutto io insisto su questo dato che è sociologico, è antropologico, sociologico, storico, che è la prima volta nella storia dell'umanità che siamo unificati, abbiamo tutti più o meno la stessa tecnologia, non era mai avvenuto in tutti i secoli e millenni precedenti. Oggi Cina, Giappone, Brasile, India, paesi arabi, chi più chi meno, hanno la nostra stessa tecnologia, chi più chi meno, diciamo. Qualche giorno fa ero in Tunisia e lì i loro poverini dicevano: ah, ma noi siamo molto indietro. Ho detto: ma non preoccupatevi, sì, magari non siete proprio all'avanguardia nell'inventare soluzioni di elettronica avanzata, però partecipate anche voi di questo clima comune. Non, infatti anche lì erano tutti chinati sul loro cellulare, più bravi di me a usarlo, le ragazzine deliziose col loro velo in testa, però col cellulare, quindi anche lì la coesistenza tra un vecchio modo storico di vestire, però il cellulare in mano, cioè non è che il portare il velo impedisce che adottino il cellulare o il computer a casa, anzi sul cellulare fanno tutte le operazioni che io non sono capace di fare, quindi mi battono i giovani di oggi, e le donne di oggi sono più brave di me, direi in tutto il mondo, ecco, in questo senso vale il detto tutto il mondo è paese, oggi è vero, una volta non era così.